Allora, cominciamo questa, la discussione su un tema decisivo, importante, specialmente oggi. Io, da chairman, mi limiterò a semplici accenni perché poi sarà Marco a presentare le questioni, a porre domande. Senso specifico. I teorici dei sistemi dicono, parlando di società, che ci sono almeno quattro codici fondamentali che la reggono. Il codice del potere, il codice del denaro, il codice della verità e il codice dell'amore. Quando noi parliamo di fake news, parliamo di un codice fondamentale che è quello della verità. Cioè, una società dovrebbe essere retta sulla trasparenza. Perché se non è retta sulla trasparenza, si introducono in essa dinamiche di crisi, di rottura, di sfiducia, e quindi la società si rompe. Allora, si dovrebbe fare in modo che i discorsi che circolano le notizie siano conformi alla cosiddetta realtà. E qui già c'è un problema molto serio perché già di per sé la realtà è un punto di vista. Se poi questo punto di vista è anche intenzionalmente intorbidato, già c'è una difficoltà originaria di adeguare alla verità. Se è intenzionalmente intorbidato, la rottura sociale. Quindi naviga nella società, si sviluppa il sospetto. E, però nella storia la differenza tra verità e opinione è data dal fatto che mentre la verità è basata sulla dimostrazione, sul controllo, sulla cosiddetta resa dei conti, la opinione è fondata sulla persuasione. Cioè, basta essere convincenti per fare passare come verità quello che verità non è. E si è tanto più convincenti quanto più i soggetti sono inadeguati a controllare le fonti. Ora, nella moltiplicazione degli specialismi, i soggetti capaci di controllare le fonti sono sempre una minoranza. E quando li controllano nel dominio che conoscono. Lo scienziato può controllare i pronunciati scientifici. Uno storico può controllare i pronunciati storici, però non tutti sono storici, non tutti sono scienziati. Quindi il potere, il dominio di controllo dell'opinione è abbastanza. Domina invece la persuasione soprattutto su grandi temi generali, che attengono alla politica, che attengono ai valori. Allora, su questo terreno, l'elemento della persuasione, e quindi della notizia non fondata che supporta l'opinione, può creare errori collettivi, manipolazioni. Evidentemente appartengono da sempre, a partire dal mondo greco alla politica, dove l'elemento contestuale del controllo, le condizioni di verità sono abbastanza ristrette perché è grande il campo dell'opinione. Ma siccome la paura, il sospetto, la cattiva informazione generano comportamenti politici, questo è uno dei terreni dove maggiormente un altro terreno dove si può sviluppare la menzogna è invece quello del business e dell'intrattenimento, cioè lanciare semi di chiacchiera, per esempio il pettegolezzo, sia sulle storie personali, sulle storie politiche. I grandi magazine lavorano su questo, quindi inventano costantemente fake news
si attribuisce al soggetto cose che quel soggetto non ha neanche pensato, si lanciano sospetti, questo crea curiosità, la curiosità aumenta i lettori, l'aumento dei lettori fa vendere più copie, e quindi c'è una dimensione, non è un'intenzione specificamente politica, ma la chiacchiera come un elemento per fare circolare i discorsi, e i discorsi che circolano si parlano con i like. E questo aumenta il business. Quindi la fake news non ha soltanto una funzione di persuasione politica, ma anche una circolazione di alimentazione universale della chiacchiera, tale che questo diventa. Per dire. Ora, questo tipo di situazione può funzionare a livelli diversi. Ci possono essere le grandi bufale a cui abbocca il credulone, ma come diceva già Platone nel Sofista, perché una falsità sia accettabile deve essere verosimile. Le fake news sono quelle che funzionano giocate sulla verosimiglianza. C'è un nucleo di verità che viene alterato in modo che venga meno il paradosso e la menzogna diventa credibile e persuasiva. Detto questo, come si fa in una situazione siffatta dove i soggetti capaci di controllare le notizie e gli enunciati sono ristretti agli ambiti della specialità? Mi vedo sulla Luna. Come si fa a smontare la fake news che dice sulla Luna ci siamo andati? Ci vuole una documentazione scientifica, eccetera, eccetera. Chi ha la competenza per farlo? Quanti sono quelli che accennano alle fonti e le controllano? Ecco, concludo dicendo che la rete, il sistema della rete, ha aggiunto qualcosa di decisivo a fake news che nella storia si sono sempre prodotte. Cioè, ha trasformato la menzogna in epidemia. Cioè, dire se prima della rete non c'era un fenomeno epidemico, già perché arrivasse la notizia. Poi bisognava metterla in circolo. Quindi c'erano degli intervalli di tempo per cui immediatamente si poteva immettere un controdiscorso che producesse controlli. Adesso, con la comunicazione immediata, circola subito, non solo circola, ma diventa immediatamente obsoleta. Anzi, soprattutto nelle chiacchiere di business, deve costantemente cambiare la menzogna, perché altrimenti uno si abitua, no? E allora lo scoop è la caratteristica fondamentale del giornalismo contemporaneo. Non la verità, si va avanti per scoop, si pubblica prima la notizia, questo è il meccanismo. Allora, quello che un tempo c'era già, ma si poteva più facilmente disinnescare in una situazione epidemica, come si fa a disinnescarlo? Abbiamo ridotto le epidemie di tipo biologico. Abbiamo inventato i vaccini, anche se c'è la fake news che fanno male, che hanno bloccato le epidemie. Direi che l'unica vera dimensione epidemica che rischia di non essere controllabile è quella delle fake news. Come si fa? Il nostro relatore ci mostrerà come si fa. Intanto, a porre quesiti, a presentare i problemi, parla Marco. Buongiorno a tutti. Oggi, come ha avuto modo di presentare Salvatore Minatori, parliamo di un argomento di grande attualità, abbastanza importante, il tema delle fake news. Subito, quando parliamo di fake news, sorge forse spontanea una domanda: ma le fake news sono un fenomeno recente oppure nella storia ci sono sempre state?
Quello che possiamo dire è che dal punto di vista storico le fake news ci sono state e molte volte sono state, cioè, hanno avuto un ruolo fondamentale nel regolare i rapporti tra gli stati all'interno dell'ordine internazionale. Basta pensare a quello che è successo con la guerra franco-prussiana del 1870, la goccia che fece traboccare il vaso sulla falsificazione del telegramma Hans, che ebbe, come disse Bismarck, l'effetto del panno rosso dinanzi al toro francese. Oppure ancora il telegramma Zimmerman che convinse il presidente degli Stati Uniti, Wilson, ad entrare in guerra nel 2 febbraio del 1917. Oppure ancora, per parlare di casi più recenti, pensiamo alla guerra dell'Iraq, le presunte armi di distruzione di massa in possesso di Saddam Hussein, che poi in verità non ci sono mai state. Quindi, se da una parte le fake news hanno sempre influenzato quelli che erano i rapporti, diciamo, orizzontali, governo-governo, adesso invece con la tecnologia, con lo sviluppo di comunicazioni, mass media, di fatto le fake news sono diventate un fenomeno che influenza fortissimamente quello che è l'opinione pubblica della gente. Ormai le fake news sono penetrate, diciamo, nella nostra quotidianità. Oggi ogni singola persona con uno smartphone, con un computer, da qualsiasi parte del mondo, può essere, diciamo, vivo a cadere nell'inganno delle fake news. E che tipo di effetti hanno queste fake news? Beh, sicuramente gli effetti non sono di certo tra i migliori, possono essere anche diciamo, molto negativi. Pensiamo al giorno d'oggi, fenomeni come l'immigrazione, i vaccini, o ancora l'Islam, o vengono altri esempi, i diritti civili, tutte queste questioni qua. Ci sono sempre state tantissime fake news che ne hanno condizionato e molte volte hanno spaccato l'opinione pubblica, creando, diciamo, anche delle vere e proprie frazioni all'interno della società occidentale, soprattutto quella italiana. Ma su che cosa, diciamo, fanno leva le fake news dal punto di vista, possiamo dire, psicologico? Perché una persona cade, diciamo, nell'inganno delle fake news? Perché le fake news vanno diciamo, a intaccare quello che è un tema attuale che colpisce la sensibilità delle persone. Faccio un esempio, il fenomeno migratorio. Diciamo, i migranti in Italia sono all'incirca il 5%, diciamo, del totale della popolazione, ma molte fake news dicono che gli immigrati in Italia sono il 20%. E allora cos'è che spaventa le persone? La percezione del fenomeno. Io credo che questo 5% è in crescita esponenziale, perché fanno tanti figli così. Noi invece italiani stiamo subendo invecchiamento della popolazione, quindi stiamo scendendo, no? Con le nascite, eccetera. Ed è quindi un fenomeno, diciamo, un fenomeno che punta sulla paura futura, dell'immediato futuro. E sono tutti, diciamo, le fitness puntano a fare dei giochi, diciamo, giochi psicologici su queste questioni qua. Poi un tema sicuramente fondamentale che spaventa delle fake news è sicuramente la fobia che diffonde. Pensiamo ad esempio all'islamofobia, che si sta diffondendo sempre di più purtroppo in Occidente, che non riesce a distinguere tra quello che è l'Islam e il fondamentalismo islamico. Oppure quello che ha detto il precedente Papa Benedetto XVI, che ha parlato di cristianofobia, ovvero del fatto che in Occidente, soprattutto anche in Europa, nel mondo occidentale, le persone cristiane e cattoliche cominciano a essere non viste molto bene, diciamo, dall'opinione pubblica in generale, il che crea sicuramente non pochi problemi. E poi chiaramente effetti non solo sulla società, ma anche sulla politica e sulla libertà di informazione. Insomma, possiamo dire che la nostra democrazia si basa sulla libertà di informazione, anche sul principio di trasparenza, sul diffondere quindi notizie vere che facciano riflettere l'opinione pubblica e che permettano di un pensiero profondo, no? Importante. Nel momento in cui queste fake news vanno, diciamo, a intaccare questo principio, io credo che la libertà di informazione rischi di trasformarsi in una vera e propria propaganda mediatica, comandata o organizzata non si sa bene, diciamo, da chi, perché ormai questo fenomeno delle fake news è un po' un fenomeno fuori controllo. E ancora, più grave a mio avviso è che purtroppo molti giornali, molti stati giornalistiche finiscono anche esse stesse vittime di fake news, ovvero non riescono a distinguere quali che sono le notizie vere e quali che sono le notizie false, e forse molte volte essi stessi le utilizzano.
ancora la politica, pensiamo alle elezioni politiche italiane, il fenomeno delle fake news è diventato di fatto uno strumento per attaccare le fazioni rivali, no? Oppure molte volte vengono utilizzate proprio per sostenere la propria campagna elettorale, il proprio programma politico. Però è chiaro che anche in questo caso rischiamo di creare un'ulteriore disaffezione alla politica e sdegno, perché se la politica viene attaccata dalle fake news perde di credibilità, e quando si perde di credibilità alla fine si rischia che l'astensionismo aumenti sempre di più. Quindi questo è un problema fondamentale. Così come è fondamentale il problema dal punto di vista economico. Ormai, diciamo, le fake news creano molto probabilmente un business, anche in questo caso fuori controllo. Il semplice mi piace su un social network può generare tanti profili e tanto denaro. E quindi si chiede sicuramente una regolamentazione del fenomeno. Chiaramente la domanda sorge spontanea. Le fake news diventeranno un nuovo luogo di potere della società contemporanea? Beh, probabilmente sì, se non si interviene non si fa qualcosa. Pensiamo alle elezioni americane. Trump di fatto è stato eletto grazie anche a una nuova disciplina che è nata, la cosiddetta psicometria, diciamo una disciplina, un miscuglio tra psicologia, sociologia e psicanalisi, che ha permesso di individuare con precisione quali erano i possibili elettori di Trump, analizzando semplicemente un post su Facebook o la propria pagina personale. Quindi sicuramente queste potranno diventare un luogo di potere. E quindi qual è la soluzione? Non basta, a mio avviso, soltanto la legge dello Stato, ma serve soprattutto anche la vigilanza dei cittadini e degli utenti, che si informano sempre e fidano dalle notizie che diciamo, la stampa in generale, ma anche i social, internet, propongono. Ecco, io credo che questa, diciamo, combinazione vicenda tra leggi dello Stato e cittadini che vigilano sul territorio, sulle informazioni che ricevono, sia fondamentale. Se vogliamo chiaramente, diciamo in un certo senso, salvare la nostra informazione e la nostra libertà di pensiero. Grazie. Grazie, me l'ha ricordato. Faccio un piccolo intervento. Il telegramma ENS è stato un telegramma, no? Che è stato di fatto falsificato, ricordiamo, dal secondo Reich tedesco, ed è stato, diciamo, il catalizzatore fondamentale per lo scoppio della guerra franco-prussiana. Ecco. Diciamo che Bismarck in quel contesto storico aveva tutto l'interesse a far scoppiare una guerra, ma doveva essere la Francia a iniziarla. Per quanto riguarda il telegramma di Timmerman, i servizi segreti intelligence inglese, in collaborazione con quelli degli Stati Uniti d'America, portarono alla conoscenza del Presidente degli Stati Uniti, Wilson, un dossier nel quale si mostrava che il Kaiser, Guglielmo II, voleva anche il Messico entrasse in guerra a fianco della Germania e dell'Austria-Ungheria contro gli Stati Uniti d'America, e allo stesso tempo aveva intavolato trattative segrete con il Giappone. Quindi perché si parlava di fake news? Proprio perché non si è mai, le fonti che hanno portato, diciamo, a questo telegramma non sono mai state chiare, e non si è mai riuscito a capire a che tenere bene le fonti. Molto probabilmente è stata una cosa costruita sotto banco proprio per portare gli Stati Uniti d'America in guerra. Ricordiamo infatti che il presidente Wilson in quel periodo era, diciamo, l'unico all'interno, diciamo, dell'establishment americano che non voleva che gli Stati Uniti entrassero in guerra, o comunque voleva una soluzione diplomatica alla questione. Questo telegramma di fatto, diciamo, tolse qualsiasi tipo di dubbio. No, sono già in posizione, se va bene così, io sono pronto. Allora, buongiorno, chiedo scusa ancora per le difficoltà nell'arrivare qui, ma è stata una giornata difficile. Speriamo che da questo momento in poi la tecnologia ci assista. Mi presento brevemente, mi chiamo Paolo Attivissimo, questo è il mio vero cognome,
evitiamo di rispondere alle fake news, molti chiedono che sia uno pseudonimo, un nome d'arte, no, mi chiamo veramente così all'anagrafe. Sono un giornalista informatico, vale a dire che ho messo insieme queste due discipline, quella del giornalismo e quella dell'informatica, per proporre un modo non nuovo, ma differente di fare giornalismo. Quindi di usare gli strumenti dell'informatica per migliorare la qualità del giornalismo a tutti i livelli. Oggi parleremo principalmente di fake news nel senso più corretto del termine e vorrei partire per parlarne da questi tre esempi che vedete qui alle mie spalle. Questa pagina di giornale che dice che la Corte Europea ci chiede di battezzare i nostri figli, questo post di Facebook di una dichiarazione di Matteo Renzi, gli italiani troppo legati ai soldi, nella vita ci sono altre priorità. E poi questa notizia di Rai News, Trump è stato la libertà via da New York perché non porta gli immigrati di tipo sbagliato, non ci interessano i poveri, gli illetterati, ci servono i norvegesi, per esempio, come ha detto recentemente. Probabilmente state, ciascuno di voi sta valutando quante di queste immagini siano fake news e quali no. Tutte e tre. Purtroppo Rai, purtroppo giornali e anche i social network pubblicano notizie false. Quindi, a complemento di quello che è stato ultimamente detto prima di me, uno dei punti fondamentali dell'analisi del fenomeno fake news e del contrasto del fenomeno è la consapevolezza che tutti i media sono coinvolti. Non è soltanto un problema di internet, come alcuni cercano di proporre. E vi facciamo una carrellata di piccoli esempi per capire meglio che cos'è questa fake news di cui si parla tanto. È un termine che vi dico subito, è controverso, perché ormai è stato usurpato da molti politici in Italia e all'estero per screditare qualunque dichiarazione fatta da qualunque altra fonte, autorevole o meno. Però proviamo a guardare questo caso. Abbiamo una celebrità, Nina Morich, che pubblica su Facebook questa fotografia in cui parla di questi personaggi che sono in località turistiche come Forte dei Marmi di Milano Marittima, immigrati che bivaccano sulle banchine con i nostri 35 euro. Un messaggio chiaramente con una valenza politica molto forte, perché se avete delle, o se conoscete qualcuno che ha questa visione del mondo contro l'immigrazione ed è preoccupato per questo sperpero di denaro pubblico, un messaggio di questo genere, rinforzato anche per esempio da Luca Bottura, è molto forte, viaggia molto. C'è un dettaglio fondamentale, questi due signori che vedete alle mie spalle sono due immigrati qualsiasi, uno è Samuel L. Jackson, l'attore, e l'altro è Magic Johnson, giocatore di basket, quindi gente che non solo può andare a fare la spesa da parata, ma probabilmente può comprarsi tutto il negozio. Però questa cosa funziona tantissimo, e uno dei motivi della viralità di cui si è parlato prima di me è proprio questo. Siamo in un'epoca nella quale il testo conta poco, l'analisi conta pochissimo e l'immagine è tutto. Una volta che capisco che queste sono le nuove regole del gioco, capisco che la mia comunicazione dovrà essere altrettanto carica di immagini, ma devo, se sono un cittadino, rendermi conto che la potenza emotiva di un'immagine può facilmente trarmi in inganno, e trae in inganno tante persone. Quindi questo è un esempio di chiara valenza politica, però questo è social network, è Nina Morich, non è un'esperta di politica internazionale, può aver semplicemente frainteso, oppure può aver fatto una provocazione, potrebbe anche essere una battuta per vedere chi abbocca e chi no. Ci sono anche le persone che si divertono a fare questo genere di provocazioni. Proviamo a spostarci in un campo dove non c'è equivoco e possiamo vedere come si lavora all'interno di una redazione. Questo è un esempio tratto dal Corriere della Sera. Banale, sciocchino. Però l'ho scelto apposta perché è assolutamente inoppugnabile, non è una questione di opinioni. Questa notizia esce sul giornale dicendo che c'è questo pilota che si fa i selfie in volo. Apre il finestrino dell'aereo a 800 km/h e si fa. Questa esce sul giornale, non esce su Facebook, esce sulla versione online del giornale, con la firma, che è fatta dal giornalista. Ovviamente, come state vedendo dall'ingrandimento, sarebbe bastato guardare la fotografia per rendersi conto che il soggetto, quando si fa la foto, adesso magari rivediamo la foto, ecco, questa è la foto che viene presentata dal Corriere della Sera,
quando si ingrandisce la foto si vede che negli occhiali a specchio c'è riflesso l'asfalto della pista. In sostanza quello che succede è che questo è un vero e proprio linea che si sporge dal finestrino a terra, quando si può, si fa una fotografia e ovviamente negli occhiali a specchio si vede il riflesso dell'asfalto della zona di, della piazzola di sosta dell'aereo. Come mai questa cosa è finita su un giornale? Su un giornale, tra l'altro, come il Corriere della Sera. Perché c'è un problema di fondo, è il processo editoriale. E nella maggior parte dei giornali italiani c'è una grossa crisi nel processo editoriale, non è solo un problema italiano, ma in Italia è particolarmente acuto. Aggiungiamoci a questo genere di problema di processo editoriale anche la potenza delle immagini e la difficoltà, l'inesperienza di molti cittadini, molti lettori nel valutare le notizie. Teniamo presente anche il mezzo di comunicazione attraverso il quale viaggiano le notizie, in particolare le immagini, e il telefonino. Noi sempre di più, e in particolare i giovani sempre di più, usano lo schermo del telefonino come fonte di informazione. Il guai è che l'immagine sul telefonino è piccola, è sgranata, non è dettagliata e quindi una foto come questa, dove si raffigura Putin in una posizione di chiaro interesse, ha una bellissima composizione questa immagine, tutti attorno a Putin, pendendo le sue labbra, lui sdegnoso, quasi rifiuta di parlare, aspetta di elargire la sua sapienza e il suo potere politico. E c'è un problema, questa è una foto falsa. È una foto falsa scattata qualche tempo fa e possiamo vedere l'originale di questa immagine. Putin non c'è, è stato aggiunto dopo. Se guardo l'originale in alta definizione posso accorgermi che c'è una differenza di qualità nell'immagine di Putin rispetto all'altra, oppure se uso il buon senso posso accorgermi che nell'immagine in alto la festa di uno dei convitati di partecipanti a questo raduno sarebbe fisicamente all'interno del cranio di Putin, quindi c'è una difficoltà proprio, come dire, anatomico-geometrica. Però questa immagine è talmente forte che viene presa e ripresa, ritrasmessa e ridiffusa. È stata una delle immagini più condivise, non solo su internet, ma anche sui giornali. Esempio frivolo. Passiamo a temi più importanti. Questa è una foto, quando c'è stato l'attentato a agosto scorso, in Spagna, si è parlato del fatto che stranamente tutti i manteros locali fossero scomparsi il giorno dell'attentato. E invece tutte le volte si guarda, normalmente erano sempre lì, evidentemente sapevano prima. Questa fotografia in realtà si riferisce a un altro luogo, un altro momento, ma il messaggio funziona lo stesso, passa lo stesso. E passa per esempio da testimonial importanti. Questo è un altro elemento chiave della comunicazione. Avete visto prima l'esempio con Nina Moric, Rita Pavone ha condiviso questa foto con tono di sospetto su WhatsApp e altri canali online e molti quindi hanno ritenuto che Rita Pavone fosse competente, fosse affidabile come fonte della notizia e quindi l'hanno ricondivisa, creando quindi questo mito del terrorista di buon cuore che va in giro a avvisare il mantero, guarda domani facciamo un attentato, non venire a vendere le tue cose. Grazie per la cortesia. Sono tutti d'accordo, c'è il grande complotto. Quindi è in questo modo, attraverso la costruzione di fonti apparentemente autorevoli che non lo sono e la fabbricazione di notizie che non dovrebbero neanche esistere, che si arriva al fenomeno delle fake news, che possiamo quindi cominciare a definire più formalmente. Fake in inglese significa falso, fabbricato. Per cui fake news formalmente è un'informazione che è falsa e che viene però presentata con certezza come se fosse vera. Fake ha anche la connotazione in inglese di fabbricazione intenzionale, quindi si tratta di fake news fatta appositamente, cioè so che sto mentendo, ma ho uno scopo e quindi mento pur di ottenere quello scopo. Qual è lo scopo? Creare un forte impatto emotivo. Posso avere degli effetti sociali pubblicando una disinformazione, un'informazione falsa. Bene, allora lo faccio. Perché voglio fare questa cosa? Perché voglio, per esempio, soddisfare o rinforzare dei pregiudizi, delle ideologie, oppure voglio impartire una lezione morale. Molto spesso la fake news viene fatta con intenti, buoni,
lo so che è una notizia falsa, ma mi aiuta molto a far passare il mio messaggio e quindi va bene lo stesso. Queste sono le caratteristiche generali della fake news, però gli esperti del settore sottolineano una caratteristica diversa della fake news rispetto ad altri formati di comunicazione. La fake news si distingue dalla bugia semplice per una questione di diffusione. Cioè, se io racconto a mia figlia che ho una capra invisibile in giardino, è una bugia. Ma se lo dico a tutto il mondo, e anzi affermo che grazie a questa capra invisibile posso dimostrare i miei straordinari poteri, il mondo sta per cambiare perché tutto quello che è invisibile adesso verrà rivelato, allora, e questa notizia viaggia, allora diventa una fake news. Quindi fondamentalmente la fake news possiamo definirla come una bugia intenzionale che ha una caratteristica che è quella della diffusione mediatica. In gergo tecnico si chiama spreadability, cioè la capacità di diffondere. Questa spreadability deve avere, come giustamente è stato detto in introduzione, delle caratteristiche di verosimiglianza, di plausibilità. Il problema della plausibilità è che, da un lato, c'è una difficoltà oggettiva. Tante notizie ci bombardano, non abbiamo il tempo di verificare ogni singolo dato. Dall'altra parte, c'è un calo della difficoltà nel creare notizie plausibili. Cioè, con l'esposizione ai social media, e con le notizie che arrivano anche dagli altri canali di comunicazione, come dire, la soglia di scetticismo delle persone si è abbassata. Notizie che prima sarebbero state incredibili oggi sono credibili. Titolo di The Hill di ieri: le donazioni alle associazioni per la tutela degli squali sono aumentate da quando una pornostar ha detto che Trump è affascinato dalle lotte tra gli squali. Questa è una notizia vera. Sembra completamente surreale. Ormai siamo immersi, grazie anche alle esternazioni frequenti del Presidente degli Stati Uniti, in una verità che sembra fantasia, sembra impossibile. Quindi c'è una potenza di comunicazione, velocità di comunicazione, velocità di diffusione e anche una soglia di difficoltà nel penetrare l'opinione pubblica che si è abbassata. Siamo diventati in un certo senso più creduloni. E su questa io vorrei proporvi due esempi che abbiamo visto bene in dettaglio, che sono stati forse quelli che hanno catalizzato l'interesse politico verso le fake news. Le fake news io mi ero accomodato da una ventina d'anni, ai miei tempi quando ho cominciato si chiamavano bufale, erano cose innocue, adesso invece si parla di fake news perché è un problema drammatico, perché cambia il destino del mondo. Questo è un autobus che ha fatto il giro del Regno Unito, io sono metà inglese, quindi la cosa mi ha toccato moltissimo, ho vissuto diversi anni in Inghilterra, ora non più, per una serie di ragioni, c'entra anche con questa, ma questo autobus circolava nel Regno Unito nell'ambito della campagna dei Leavers per la Brexit, cioè quelli che dicevano dobbiamo uscire dall'Unione Europea, perché lo slogan era molto semplice, molto efficace, perché mandiamo ogni settimana 350 milioni di sterline all'Unione Europea, sottinteso, e non ci danno niente in cambio. Mentre il sistema sanitario britannico, che posso confermare è disastroso, con alcune piccole isole di eccellenza, ma è veramente in crisi profonda da decenni, non riceve abbastanza soldi. Idea dei Leavers: se non facciamo più parte dell'Unione Europea possiamo intascarci 350 milioni di sterline a settimana e riversarle per le cure pubbliche. Ottima idea in termini di principio, però bisogna fare giornalismo, bisogna fare quello che in gergo oggi si chiama fact checking, che in realtà dovrebbe essere la cosa normale che fanno tutti i giornalisti, cioè verificare. La verifica è stata fuori che, facendo bene i conti, le contribuzioni nette del governo britannico all'Unione Europea sono ben diverse, sono circa la metà, meno della metà, 160 milioni di sterline a settimana. Quindi già c'è un errore di fondo. Non solo, quando subito dopo, un'ora dopo l'annuncio dei risultati definitivi, quindi con la risicata maggioranza dei britannici che hanno votato, che hanno detto vogliamo uscire dall'Unione Europea, un'ora dopo in televisione il leader del UKIP, il partito indipendentista britannico, Nigel Farage, va a dire questa cosa, è stato uno sbaglio, io quella cosa sull'autobus non l'avrei mai detta perché non è vera. Ma nel frattempo la gente ha votato, ha preso quella decisione
drastica di uscita dall'Unione Europea, anche grazie a questo bombardamento mediatico di notizie false. Questo è un esempio tipico di costruzione di una notizia su una mezza verità, ossia esistono delle contribuzioni di tutti i paesi, anche del Regno Unito, verso l'Unione Europea. È vero che il Regno Unito è un donatore netto, nel senso che dà più soldi di quanti ne riceve, ma vi si dimentica in questo slogan tutta la contribuzione, per esempio, alla politica agricola britannica o alla politica culturale, a tutti gli investimenti culturali che sono stati fatti nel Regno Unito con i soldi dell'Unione Europea. Questo funziona, è corto, ci sta in un SMS, lo metto sulla fiancata di un autobus, lo condivido in una foto, la faccio circolare a tutti i miei amici. Funziona. Quindi quello che dobbiamo vedere è come queste notizie vengono gestite, create e contrastate. In questo caso il contrasto c'è stato attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, cioè i giornali britannici hanno detto no, un momento, questa non è vera come notizia, ma era talmente complessa la spiegazione del perché fosse sbagliata che alla fine ha funzionato lo stop e le spiegazioni sono andate malissimo. E questo è uno degli aspetti fondamentali della diffusione dell'efficacia delle fake news. Trascendono la parte razionale, trascendono la nostra possibilità di verificare e vanno direttamente a toccarci negli istinti. Il voto di pancia di cui si parla spesso nasce proprio da manipolazioni come queste. Spostiamoci negli Stati Uniti. Vorrei precisare subito che tutta la costruzione del Russiagate, cioè questa tesi secondo la quale Trump è stato eletto grazie all'influenza, alla manipolazione da parte dei servizi di sicurezza russi, è estremamente discutibile. Non ci sono ancora prove pubbliche e concrete che ci sia stata una reale manipolazione che abbia avuto una reale efficacia. Però man mano stanno emergendo degli indizi. Però precisiamo questo perché altrimenti si finisce facilmente nel cospirazionismo. Prendiamo un caso concreto. C'è un sito che si chiama Breitbart, molto popolare, Trump lo legge tutti i giorni, una delle sue fonti principali di informazione insieme a Fox News, il canale televisivo. Questo sito Breitbart scriveva dal 2015 al 2017, quindi nel periodo della campagna elettorale presidenziale, Milo Yiannopoulos. Milo Yiannopoulos è uno scrittore che pubblica questo articolo e dice la Svezia vieta le luci di Natale in pubblico per evitare di far arrabbiare gli immigrati, i rifugiati musulmani. Con questa grafica assolutamente sobria e molto tranquilla, propone questa immagine e questo messaggio. Funziona moltissimo perché viene pubblicata sul sito di Yiannopoulos, viene condivisa da Breitbart, quindi in sostanza sta predicando ai convertiti, ha già un pubblico che si è autoselezionato, l'estrema destra americana. E questo genera una condivisione elevatissima, 43.000 reazioni nel giro di pochi giorni. Poi arriva la smentita, perché ci sono colleghi debunker, smonta bufale, che vanno a fare la verifica, salta fuori chiamando i responsabili in Svezia, si dice ma è vero che avete vietato? Assolutamente no, il motivo è per sicurezza tecnica, non c'entrano niente i rifugiati, semplicemente gli svedesi sono così appassionati decoratori di lampioni che c'erano sovraccarichi, c'era il rischio che qualcuno si facesse male arrampicandosi, quindi mi ha detto no, ognuno le faccia a casa propria dove è coperta la propria tela di antinfortunistica, però sulle sale pubbliche per favore meglio di no. Non solo c'era anche un abuso della corrente elettrica pubblica, ma la spiegazione è noiosa, non è interessante, soprattutto in una persona che ha già deciso per pregiudizio che i rifugiati musulmani sono pericolosi, non farà mai presa. Dirà sì, è la solita scusa, hanno addotto la giustificazione della sicurezza tecnica, ma il motivo reale è quello. Quindi c'è una propaganda ideologica dietro questo genere di comunicazione, ma questo è un altro fattore fondamentale nell'efficacia della fake news, c'è anche un altro elemento fondamentale. Questa notizia viene condivisa, viene pubblicata su Facebook. Facebook ha degli inserzionisti che inevitabilmente, siccome Facebook fa profilazione degli utenti, questi inserzionisti fanno della pubblicità mirata. Quindi, per esempio, gli utenti di Breitbart, che sono tipicamente
appassionati di armi, riceveranno delle pubblicità di vendita di armi o di altri prodotti che possono interessare a un nazionalista bianco. E qui il marketing funziona benissimo. Facebook ha questo potere straordinario di mirare, di targetizzare, come purtroppo si dice oggi, la pubblicità specificamente sui gusti, sulle opinioni, sulle esigenze, sugli orientamenti religiosi, sessuali, politici delle persone, sulle loro capacità economiche. Se siete in Facebook, Facebook ha su di voi un dossier dettagliatissimo di tutto quello che avete mai detto, fatto, dichiarato che vi piace attraverso il mi piace. Quindi subentra anche, oltre all'intento propagandistico, anche il finanziamento. Breitbart, Yiannopoulos e tanti come loro vivono di questa cosa, possono occuparsene a tempo pieno perché questa cosa genera profitto, si fanno i soldi. Tutto questo meccanismo in realtà esiste da sempre, quello che è cambiato drasticamente è il ritmo, la velocità, l'accelerazione forsennata alla quale siamo diventati ormai quasi dalla quale siamo praticamente soggiogati. Faccio giusto un piccolo accenno alla fake news d'epoca. Che mi ha sempre accattivato, si lega un po' al libro che ho scritto per rispondere ai sostenitori del fatto che non dell'idea che non siamo mai andati sulla zona. Il messaggero, quindi non stiamo parlando di internet, il messaggero, la notte dello sbarco sulla Luna a luglio 1969, pubblica questa bellissima prima pagina. Luna, primo passo. Solo che c'è un problema, la foto del primo passo è ancora sulla Luna. Avete qualche anno sulle spalle, vi ricorderete che all'epoca non c'erano le macchine fotografiche digitali, quindi la foto ancora su pellicola sulla Luna. Soluzione del messaggero, prendiamo un fotografo, lo mandiamo a Ostia, facciamo fare una foto di uno scarpone da pesca e la mettiamo in prima pagina. Quindi questa è una fake news, è un'immagine falsa messa in prima pagina, questa prima pagina è in quasi tutti i musei dell'aviazione del mondo. Giusto per darvi un'idea, questa è la versione dettagliata della foto pubblicata al messaggero, questo è un esempio del personaggio che possono aver reclutato per questo genere di falsificazione, e questa è la vera impronta. Fra l'altro, bufala nella bufala, questa non è la foto del primo passo sulla Luna, è un'impronta che è stata fatta per motivi tecnici, per vedere la penetrazione degli scarponi nella polvere lunare, ma è diventata simbolo della missione lunare. Quindi, in realtà la manipolazione, la falsificazione, anche all'interno del mondo del giornalismo, c'è sempre stata. Non era però così veloce, così penetrante come lo è quella che si fa oggi attraverso i mezzi di comunicazione moderni. Le ragioni per cui si possono fare fake news sono tante. Ci sono dei meccanismi che nascono e sono tipici dell'informazione online. Per esempio il Daily Mail, che è un giornale che purtroppo ha due caratteristiche. La prima è che è uno dei più letti in Inghilterra, la seconda è che è ideologicamente schierato in maniera feroce, e ne aggiungo un'altra: i giornalisti italiani molto spesso copiano il Daily Mail. Io leggo il Daily Mail per vedere le notizie che saranno l'indomani sulla maggior parte dei giornali italiani. Il Daily Mail finisce per alimentare storie che creano divisioni razziali, creano divisioni sociali. Per esempio come questa, e questa è una falsa notizia, queste sono le foto delle vittime dell'attentato di Manchester del maggio 2017, ma molte di queste foto in realtà sono di persone che non c'entrano nulla. Daily Mail non ha verificato, ha pubblicato quello che ha trovato su internet. Se volete un parallelo freschissimo con questo genere di mal giornalismo, avete presente che una delle vittime dell'incidente ferroviario qui, la foto è stata presa da ANSA, dal profilo Facebook della persona sbagliata. La persona è ancora viva, è un'omonima, e la sua foto è stata sbattuta in prima pagina su tutti i giornali. Questo secondo me è un fallimento del giornalismo. Vuol dire che non è tanto l'errore in sé, hai pubblicato la foto della signora sbagliata, ma vuol dire che il processo editoriale, come accennavo all'inizio, il processo editoriale è fondamentalmente marcio. C'è qualcosa che non va, non si fanno i controlli che si devono fare. Ci sono motivi quindi crudeli, per esempio. C'è gente che si ci metto la foto di qualcuno per fare uno scherzo. Ci sono anche altre motivazioni, per esempio, se avete sentito parlare della Blue Wave, questa psicosi
collettiva, secondo la quale ci sarebbe questa istigazione al suicidio che è partita in Russia. Ci sono questi 50 passi che devi fare, sei un adolescente, ricevi questi 50 passi, queste istruzioni. Via internet c'è un curatore che ti segue, ti sorveglia, se non segui queste istruzioni ucciderai i tuoi genitori. È stata propagandata con estrema penetrazione dalle Iene. È falso. A tutt'oggi non c'è un singolo caso verificato di suicidio legato alla Blue Wave. Ci sono i suicidi giovanili, particolarmente forti e frequenti in Russia, ma nessuno si è riuscito a rintracciare un istigatore che abbia spinto al suicidio una vittima con queste specifiche istruzioni. Quindi la Blue Wave è una psicosi inventata perché funziona molto bene. Tra l'altro le Iene hanno violato probabilmente quasi tutti i codici deontologici di tutto il mondo, pubblicando, mettendo nel loro servizio le immagini di suicidi, alcune delle quali erano finzioni. Hanno detto, beh, è raccapricciante se siete personali non guardate. Beh, non è così che si fa. Ci sono tante ragioni per fabbricare fake news. Ci sono anche delle ragioni piuttosto bizzarre. Io abito in Svizzera, collaboro con la radio televisione svizzera, e quindi quando ho visto questa notizia pubblicata dalla radio televisione svizzera, che insomma ha questa reputazione di serietà, di rigore e controllo, ho chiamato subito i miei colleghi, attenzione, avete pubblicato una notizia falsa. La notizia è questa, che Harvey Weinstein, conduttore, controverso conduttore americano, accusato di molestie sessuali, avrebbe deciso di venire a risiedere dalle mie parti. E per questo c'è stata addirittura una comunicazione da parte del suo studio legale, e qui vedete l'immagine della comunicazione. In realtà la notizia è falsa perché lo studio legale è reale, il nome è reale, ma la comunicazione non è arrivata dallo studio legale, è arrivata dal Proto Group. Alessandro Proto è un, chiamiamolo imprenditore, chiamiamolo creativo italiano, che pubblica notizie false per diventare famoso, e con questa fama acquisita è riuscito a creare degli affari indiscutibili che hanno purtroppo portato a cause legali nei suoi confronti. In Svizzera è considerato persona non grata proprio perché è coinvolto in questioni molto discutibili. La notizia funziona però, perché Weinstein è un personaggio che fa notizia. È una notizia locale, quindi i colleghi l'hanno pubblicata. Per fortuna in redazione sono stati veloci e l'hanno rimossa. Ma il meccanismo è quello di pubblicare una notizia falsa, fare un comunicato stampa. Il comunicato stampa crea popolarità, la popolarità crea profitto a chi ha mandato il comunicato stampa. Non è l'unico canale, il profitto è uno dei motori fondamentali delle fake news di oggi ed è un motore che per molto tempo è stato sottovalutato. Queste sono due notizie, una tra l'altro noterete è stata condivisa da Roberto Maroni sui social network, quindi è una notizia che penetra moltissimo. L'altra è una notizia che ha dato il via all'attività basta bufale della Presidente della Camera dei Deputati. La notizia, allora, quella di sinistra, dice Renzi, italiani troppo legati ai soldi, nella vita ci sono altre priorità. È una notizia, non è una notizia, è una dichiarazione, è fatta apposta per far arrabbiare. In realtà Renzi non ha mai fatto questa dichiarazione, ma Maroni dice, mi sta antipatico, presumo sia questa la sua logica, dice, mi sta antipatico, mi fa comodo che abbia detto questa cosa, non vado a verificare se l'ha detta veramente, la inoto a tutti i miei follower, i miei seguaci, senza guardare qual è la fonte, probabilmente là dietro, nelle ultime file, non avete nessuna speranza di vedere quella fonte, perché guarda caso quella fonte è in grigio, in piccolo, in basso, a sinistra, ed è il Corriere del Corsaro, che è un sito di notizie false, ma funziona. Lo stesso vale per la notizia di Gentiloni. Gli italiani imparano a fare sacrifici e la smettono di lamentarsi. Anche qui, condividi se sei indignato, sembra quasi che ci sia scritto automaticamente. Ecco, guarda cosa ha detto quel simpaticone. Condivido, guarda, vedi tu che sei a favore di Gentiloni oppure che tu sei contrario. In ogni caso funziona. Sia che mandiata a un sostenitore di Gentiloni, sia che fosse mandiata a una persona contraria. Perché comunque fa breccia, crea indignazione, crea polemica. Più viene condivisa, più crea introiti pubblicitari. Per chi? Per l'organizzazione che sta dietro la fonte, che non è il giornale o
omonimo, la testata giornalistica, non è neanche Libero, ma è liberogiornale.it, che ha un sito di notizie pazze. Anche qui la notizia è stata condivisa senza rendersi conto della provenienza. E è vero che questo è un indizio abbastanza nascosto, ed è questo uno dei primi consigli che mi sento di dare al lettore, al cittadino. Quando vedi una notizia, guarda da dove viene, fermati un mezzo secondo in più per guardare in basso a sinistra, soprattutto sui social network, per vedere se è una fonte credibile, non chi la sta condividendo, ma la fonte originale. Per fortuna ci sono degli addetti ai lavori, con il mio collega David Puente, che anche lui è stato convocato come consulente dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza della Camera, questi esperti riescono a scavare dietro le quinte ed è emerso un quadro molto interessante di come oggi si faccia manipolazione delle informazioni. Queste notizie, in particolare per esempio Libero Giornale, arrivano da una unica fonte. Circolano su varie testate, vari siti, vari blog, vari siti web, ma tutti questi siti hanno in realtà lo stesso padrone, lo stesso gestore. All'interno di questi siti c'è un codice pubblicitario, questo codice pubblicitario è uguale per tutti i siti e questo dal punto di vista tecnico dimostra che c'è un nesso, c'è un unico amministratore che intasca gli introiti pubblicitari derivanti dalla condivisione di questa notizia. L'intestatario, proprietario di tutti questi siti, si chiama Edinet, una società che ha sede in Bulgaria, fondata da un italiano, e ha deciso che questo era un ottimo sistema per fare soldi. Come da lì dopo funziona. In sostanza crea una galassia di siti apparentemente separati, quindi con titoli che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, come per esempio Controcultura, o che scimmiottano testate importanti come Gazzetta della Sera, News24 TG, oppure Tecnocultura, Viversani, che sembra una cosa completamente diversa, oppure Notizie a 5 Stelle, che sembra un'emanazione del Movimento 5 Stelle, ma non c'entra nulla. In questo modo fa circolare le stesse notizie su tutti questi siti apparentemente slegati, crea clamore, crea quella che si chiama trending, cioè l'argomento, la notizia diventa di tendenza, viene resa visibile nei social network, siccome tutti la condividono, Facebook e Twitter la mettono come notizia importante, questa è una cosa che devi vedere, quindi la amplificano ulteriormente. Quindi c'è questo meccanismo di costruzione, diffusione e poi arrivano i social network che rendono ancora più efficace questa comunicazione amplificata. Non c'è niente di illegale in quello che ha fatto questo sito, però chiaramente qui siamo di fronte a un problema di manipolazione dell'opinione pubblica, perché se queste notizie vengono ritenute vere, se vengono condivise, se si perde l'origine di puro profitto di queste notizie false, poi ne nasce un'opinione pubblica disinformata. E la manipolazione è molto presente nei social network, ma in generale su internet. Per esempio, queste sono due notizie. Trump e lacrime, mi dimetto, non voglio fare il presidente, svolta shock in America. Ne ha dette talmente tante che quella soglia di verosimiglianza di cui si parlava prima, infatti, è messa un po' in crisi, però alla fine dice, ma potrebbe anche essere, se vi ricordate le foto del giorno dell'insediamento, era sembrava il suo funerale, e quindi può anche darsi che abbia deciso di farlo. L'altra è un po' clamorosa, Putin, se l'ISIS si avvicina all'Italia siamo pronti a sganciare l'atomica, dove non si è capito, però insomma è una di quelle notizie che crea comunque inquietudine, spero che abbia una buona mira. Entrambe sono notizie false, ma la cosa interessante è che istintivamente, questo è anche un piccolo esperimento sociale che mi sono permesso di fare con voi, voi state guardando le immagini di questi due personaggi, state guardando in secondo ordine il titolo della notizia, state poi forse guardando anche il trafiletto in fondo, ma avete guardato i nomi dei siti da quali sono state pubblicate queste notizie? Uno è Il Fatto Quotidiano, non Il Fatto Quotidiano, non è un mio errore, è proprio così, il nome del sito è Il Fatto Quotidiano e quindi trae in inganno. Non solo, l'altro non è il giornale.it, ma è il giornale.it. Conta sulla somiglianza di forma tra la R e la N, e smesse insieme sembrano una M.
questo caso lui, il creatore del sito, ha avuto questa geniale idea, uso la M al posto di RN, faccio sembrare che sia il giornale, quindi sia il regole. Purtroppo queste cose funzionano tantissimo. C'è un inganno, che chiaramente siamo nell'inganno intenzionale, questa è una fake news al 100%. Ci sono quindi dei fabbricanti, dei manipolatori. In questi manipolatori io personalmente lo propongo come opinione, anche se ormai i fatti tecnici cominciano a portarla più verso il fatto che verso l'opinione, la mia opinione è che i social network siano corresponsabili. In particolare Facebook, soprattutto con la sua recente modifica dell'algoritmo, ossia delle regole che decidono che cosa voi vedete quando siete su Facebook. Facebook ha cambiato, ha deciso che non darà più tanto risalto alle fonti di informazione, ma alle fonti familiari, quindi quello che i nostri amici, i nostri parenti pubblicano su Facebook o condividono su Facebook. Ma i nostri parenti, i nostri amici condivideranno le notizie false. Se cascano in trappole come quelle del Giovane o del Fatto Quotidiano o le altre che abbiamo visto, finiranno per bombardarci di fake news garantite dai nostri amici. E questo è pericolosissimo, perché si dice che questa scelta è coadiuvata dai social network. Vi faccio un esempio recentissimo anche questo. La notizia è stata pubblicata su Facebook negli Stati Uniti e condivisa un numero elevatissimo di volte, la notizia che un medico americano che lavora per il centro per il controllo delle malattie infettive, il CDC, ha dichiarato che l'epidemia di influenza è causata dal vaccino antinfluenzale, cioè c'è un complotto per iniettare l'influenza alle persone in modo da poi alimentare il bisogno di farmaci. Quindi Big Pharma avrebbe inventato questa cospirazione. La notizia è inventata, è falsa, arriva da un sito satirico, che almeno è quella che loro chiamano satira, viene stata condivisa 700.000 volte. Una potenza di fuoco, una potenza di penetrazione superiore a quella di tutti i canali giornalistici su Facebook, giornalistici e televisivi delle testate americane. Quindi un singolo sito gestito da fabbricanti di fandonie riesce a essere più penetrante, più visibile rispetto a tutta l'informazione tradizionale grazie alla notificazione automatica decisa da Facebook. Facebook ha tutti gli strumenti tecnici che permetterebbero di prendere questa falsa notizia e non sopprimerla, perché non credo che si debba arrivare alla censura, ma non promuoverla. O magari che ci faccia un pulire dicendo attenzione, la fonte è considerata inaffidabile. Non lo fa. Quindi, a mio avviso, qui siamo nel campo della corresponsabilità. Corresponsabilità anche da un altro punto di vista. La fabbricazione delle notizie passa anche dal loro confezionamento. Queste sono due notizie, una vera e una falsa. Sono notizie che una arriva da un giornale, l'altra arriva da un sito di fake news, ma sono uguali, visivamente sono identiche, parlano più o meno dello stesso fenomeno, una in termini più esagerati dell'altra, stiamo parlando del gelo invernale, allerta ghiaccio per la notte, siamo a Milano, e dall'altra parte addirittura si dice che la laguna di Venezia è ghiacciata, c'è anche la fotografia. È una notizia falsa, quella a destra, l'altra invece è giusta, ma sono identiche, visivamente sono uguali. Quindi qui c'è anche una corresponsabilità, a mio avviso, nel modo in cui i social network reimpacchettano, reimpaginano le notizie. Se voi guardate un sito web di creatori di notizie false, lo vedete che la grafica è un po', come dire, malfatta, dilettantesca. Se guardate un giornale vedete che è impaginato in maniera professionale, accurata, con una bella grafica. Tutti questi elementi che da cittadino comune sono molto utili per capire la qualità di una notizia, sono tossici, sono stati mossi. E questo in realtà è un pericolo molto grave. Il risultato è che anche noi giornalisti finiamo vittime di questi processi di trasformazione, di manipolazione. Per esempio, le notizie di cui ho parlato prima, sono uscite sia su Rai News, sia su Il Tempo, sono state ritenute vere perché la fonte originale non è stata capita. Questa notizia è stata pubblicata da Repubblica, Corriere della Sera, Il Giornale, TG La 7, Rai News.
In realtà tutta questa storia arrivava da un professore di giornalismo che ha scritto un articolo satirico con un'intervista immaginaria. Ed era chiaro, leggendo l'articolo originale in inglese, che era un'intervista immaginaria. Ma nessuno dei giornalisti di queste testate ha deciso di fare questo controllo o ha capito abbastanza l'inglese da rendersi conto che i toni erano decisamente satirici. Quindi c'è anche un problema di preparazione. Poi ci sono altre forme di manipolazione, e qui andiamo un po' nel mondo della politica e del cospirazionismo. Questa è una storia che mi ha inquietato molto, soprattutto per il suo finale. Cominciamo dall'inizio. Questa è una fotografia scattata il 22 marzo 2017 a Londra. L'attentato gravissimo colpisce ancora una volta la città. Ci sono morti, feriti, vedete uno per terra, viene assistito da qualcuno. In fianco passa questa donna con il foulard di carnagione scura che indifferente chiacchiera al proprio telefonino. La notizia, la foto della notizia, fa il giro del mondo, viene presa per esempio da questo utente Twitter, Texas Lone Star, che si dichiara un orgoglioso texano e patriota americano, quindi quando si dice il campione che si autoseleziona, questo è un esempio classico, e twitta: donna musulmana è indifferente all'attacco terroristico, passeggia disinvolta accanto a un uomo morente intanto che controlla il proprio telefonino. E ovviamente c'è l'hashtag che vi chiamo Ban Islam, vietate l'Islam. Ora, quando ho visto questo tweet, ho visto soprattutto che stava avendo un numero elevatissimo di condivisioni, mi è venuto il dubbio classico. D'accordo, è il mio mestiere, faccio il cacciatore di bufale, quindi ho un po' i ferri del mestiere, poi il fiuto in questi 20 anni di lavoro l'ho affinato. Molti miei colleghi lo stanno affinando ed è bellissimo vedere che sta nascendo una nuova generazione di giornalisti capaci di rilevare queste cose. Poi in molti casi questa notizia è passata, la foto drammatica e indifferente, soprattutto è stata condivisa da chi voleva dimostrare la tesi. Vedi, i musulmani sono indifferenti a noi. Io ho fatto una cosa molto semplice, ho usato gli strumenti informatici per risalire all'autore, al fotografo che aveva fatto questa fotografia. L'ho contattato e gli ho chiesto: scusa il dubbio, sono un tuo collega giornalista, non è che per caso questa è una foto fra le tante che hai fatto? Lui fa: certo, io ho fatto la raffica di fotografie perché c'era questa situazione drammatica, io ho fotografato l'uomo a terra, lei è passata davanti, siccome oggi le fotografie sono fatte con ottima qualità, mi ha dato anche una delle altre fotografie che ha scattato, dove si vede la stessa donna con un'espressione totalmente diversa. Questa non è indifferenza, questa è angoscia. Però questa fotografia non è stata presa nei giornali, non è stata condivisa dai social network. Ne sono state condivise altre foto scattate dalle agenzie di stampa, pubblicate, dove si vedono uomini bianchi, totalmente indifferenti alla situazione drammatica che hanno intorno, ma non funzionano, non sono giornalisticamente interessanti. Invece di dire, ecco, che scandalo, un uomo, uno dei nostri, che indifferente alla tragedia passa e dice, anzi, scusate, io devo andare a lavorare, devo andare a prendere i figli a scuola. No, queste due foto non arrivano. La foto della donna funziona. L'epilogo di questa storia è, inizialmente pensavo fosse il classico il rinforzo del pregiudizio, l'epilogo di questa storia è che Texas Lone Star, l'autore di quel tweet altamente condiviso, è accusato dai servizi di sicurezza americani di essere uno degli account Twitter creati dal Cremlino. Quindi non è affatto un americano, è un russo che crea e pompa le notizie che possono screditare il fenomeno, possono creare sconfitti più correttamente nel mondo, nell'Unione Europea, nell'Inghilterra, negli Stati Uniti, e possono quindi polarizzare l'opinione pubblica. Quindi questo genere di cosa funziona moltissimo. Recentemente Twitter ha dovuto mandare 600.000 segnalazioni a più o meno altrettanti utenti, avvisandoli che avevano interagito con dei profili Twitter che in realtà risultano provenienti dalla Russia. Esistono degli strumenti tecnici, anche pubblici, che consentono di appurare questa provenienza in modo abbastanza attendibile. Quindi esiste una vera e propria intenzione di manipolazione delle notizie. Ed è un errore, ed è un errore considerare che sia soltanto un problema di noi cittadini.
perché è facile, io purtroppo lo sento anche da alcuni colleghi, cosa ci posso fare? È il lettore che capisce male, è quello che è su Twitter, che manda in oltre e condivide quella foto invece delle altre. Proviamo a prendere invece chi fa le notizie. Molto spesso il meccanismo di produzione della notizia è che non tutti i giornali hanno il corrispondente sul posto, o le notizie sono acquisite tramite le agenzie di stampa. Prendiamo ANSA. 15 maggio 2017 ANSA fa questo lancio nel quale il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, viene citato attribuendogli questa dichiarazione: serve un programma di pulizia etnica. Una dichiarazione pesantissima. Ovviamente parte la polemica, andando però ad ascoltare la registrazione originale della sua dichiarazione, salta fuori che quello che ha detto è drasticamente diverso. Siamo di fronte a un tentativo evidente di pulizia etnica, di sostituzione etnica e danni negativi in Italia. Ora, sulle opinioni di Salvini potremmo aprire un intero capitolo che preferisco non aprire, ma quali sono i fatti di questa dichiarazione? La versione pubblicata dall'ANSA sembra dire che Salvini vuole avviare dei campi di concentramento, vuole eliminare gli immigrati fisicamente. Invece, nella dichiarazione originale, la sua accusa è molto diversa, ossia sarebbero gli immigrati a voler, con la loro sostituzione progressiva della popolazione italiana, fare la pulizia. Opinioni entrambe molto discutibili, ma noi dobbiamo basarci sui fatti. Quindi in questo caso, un po' malgrado mio, perché non condivido la sua visione del mondo, ma ho dovuto difendere i fatti, Salvini è stato oggetto di una fake news da parte dell'ANSA. Quindi questo non vuol dire che dobbiamo diffidare di tutto e di tutti, ma un po' di attenzione prima di cominciare a cavalcare l'onda dell'indignazione è meglio fare. Per contro, esistono dei fenomeni di tipo diverso, che sono più tecnologici, e anche qui devo ringraziare il mio collega David Puente, che è un esperto del settore, ha appena pubblicato una ricerca molto interessante che riguarda proprio Salvini. Salvini ha fatto un'apparizione il 23 gennaio alla 7, al programma di martedì, e lui ha ovviamente invitato i suoi simpatizzanti attraverso i suoi canali social, ha invitato i suoi simpatizzanti a seguire la trasmissione. E quindi i simpatizzanti hanno risposto con un tweet come questo: un Matteo Salvini strepitoso sulla 7, siete d'accordo? Hashtag di martedì, hashtag Salvini Premier. Ok, è un tweet, non è un problema. Ma alcuni si sono accorti che la stessa identica frase era stata condivisa da tantissime, ripetuta da tantissime persone. Che strano. Cioè, è un'orchestrazione, c'è qualcuno che decide di ripetere, diciamo, tutti la stessa cosa? In realtà no. Salta fuori, esaminando il codice pubblicamente consultabile del sito che gestisce questa comunicazione, questo codice che vedete, salta fuori che c'è un'applicazione che si chiama Lega Nord Illustrator, che permette a chi dà il consenso di mandare dei tweet attraverso, per esempio, come se io, mettiamo che io mi iscriva a Lega Nord Illustrator, io do il permesso a Matteo Salvini di scrivere attraverso me. Quindi Salvini manda un tweet e tutti i suoi seguaci automaticamente lo ripubblicano, ma non lo ripubblicano nel senso inoltrando, facendo vedere ho ricevuto questo da Salvini, quindi lo inoltro per condivisione, ma come se fossero stati loro a scriverlo di loro iniziativa. Qui abbiamo delle prove tecniche, delle dimostrazioni concrete, inoppugnabili, del fatto che si fa manipolazione. È illegale? No, perché in questo caso è stato ottenuto il consenso dei seguaci. È stato chiesto, vuoi fare questa cosa? Sì, volentieri. Hanno dato semplicemente una delega in bianco, quindi se domani Salvini dovesse dire che i campi di concentramento sono un'ottima idea, tutti i suoi seguaci si troverebbero a ripetere questa cosa come se fosse uscita dalla loro bocca, dalla loro tastiera. Botnet, questo è il termine che si usa per indicare questo tipo di fenomeno. In questo caso è una botnet volontaria, ma ne esistono tantissime, gestite da quasi tutti i partiti italiani, che cercano di influenzare l'opinione pubblica in modo aperto o meno aperto.
David Puente sul suo sito davidpuente.it trovate anche gli altri casi nei quali è stato possibile tracciare la genesi di questa comunicazione e dimostrare che c'è un intento chiaro di far arrivare attraverso i canali social una propaganda. Ed è importante rendersi conto di questo fenomeno, che in alcuni casi è il limite della legalità, ma comunque è nuovo, perché è ora di togliersi, e questo è uno dei temi cruciali di questa chiacchierata, togliersi le romantiche illusioni. Io vedo tantissimi utenti, come per esempio la senatrice Monica Casaletto, che ha fatto questa dichiarazione pubblica. Il punto è che i media, non leggo come l'ha scritto lei perché mi sembra un po' troppo offensivo, ti usano solo a loro piacimento, mai il contrario. E siccome li conosco e conosco il loro potere disinformativo, uso la rete che è controllata da me e non da altri organi. Ora, con tutto il rispetto per la senatrice, è ora di svegliarsi. Tecnicamente i dati dimostrano che non è così. Internet non è un luogo libero. Internet è un luogo dove si fanno vere e proprie manipolazioni industriali per profitto, per comunicazione, per propaganda politica. Devo rendermene conto. Una volta che lo so, posso cominciare a essere più cauto. È un fenomeno non solo italiano, per esempio, si fanno comunicazioni mediatiche di questo genere anche per esempio negli Stati Uniti. Questo è un esempio che mi ha toccato molto da vicino. Siamo nel 2015, inizia la campagna presidenziale. Fox News, canale seguitissimo da quello che poi sarà diventato Presidente Trump, annuncia che a Birmingham, in Inghilterra, ci sono delle zone dove non si può andare se non sei musulmano. Ci sono delle no-go zones. Anzi, dice l'esperto, viene convocato un esperto di terrorismo di nome Stephen Emerson, che dice che Birmingham è una città totalmente musulmana e che Londra è pattugliata dalla polizia religiosa islamica. Tutti ovviamente quelli che seguono Fox News ci credono, è Fox News, c'è un esperto di terrorismo che parla, è un canale televisivo, diranno pure la verità. Salta fuori che in tempo reale i cittadini di Birmingham che seguono via satellite Fox News dicono: dov'è? Chi? Io non sono musulmano, vado in giro, mia figlia esce in minigonna, nessuno gli dice niente, dove sono queste zone dove non puoi andare, dove sono queste pattuglie degli islamici? Non è vero niente. Alla fine, per fortuna, viene smontata la notizia. Quindi Stephen Emerson si rivela essere un impostore, un pallonaro, si potrebbe dire, un fabbricante di fandonie, però se la smentita non arriva a chi ha sentito la notizia originale, resterà impressa questa idea. È un caso, però, per esempio, le organizzazioni di monitoraggio dell'Unione Europea, il monitoraggio della propaganda politica, stanno segnalando che dalla Russia arrivano storici, come per esempio in Russia e in Ucraina, delle notizie che raccontano come per esempio l'Europa stia legalizzando l'incesto, che sia ormai diventata una prassi comune. È ovvio che un russo che frequenta l'Europa si rende conto che non è così, ma chi non ha questa possibilità? Non ha la possibilità di verificare sul luogo che le cose sono ben diverse, finisce vittima di questa propaganda. Quindi questo genere di comunicazione non è solo un problema di internet. Vi propongo un esempio di come i media tradizionali lavorano, perché questo è secondo me un tema fondamentale. Se vogliamo difenderci da queste cose, adesso parleremo anche di difesa, dobbiamo renderci conto che chi è preposto in questo momento a fare da baluardo, da argine, verso notizie false, non sta lavorando come dovrebbe. Io la considero un'occasione di rinascita per il giornalismo, non è solo una critica, però i fatti sono molto, molto eloquenti. E vi propongo questo esempio molto forte, anche perché è un esercizio di analisi del fake news. Allora, questo è Sky TG24. Su Twitter dice: l'ISIS pubblica la foto di un presunto kamikaze degli attacchi di Parigi, siamo a novembre del 2015. Una immagine molto forte, quest'uomo beffardo che sorride intanto che si fa fotografare. La notizia esce anche sul giornale, esce sul Fatto Quotidiano, addirittura vengono dichiarate delle fonti. Andrea Casadio del Fatto Quotidiano dice che ha avuto questa fotografia da fonti interne, quindi come se fosse uno scoop straordinario.
Peter Gomez, direttore della testata, annuncia addirittura un risalto col suo account personale. Ecco la foto. L'ISIS invia foto di un presunto kamikaze senza nome. Guardiamola bene questa fotografia. Proviamo a guardare cosa c'è che non va. Adesso provo a chiedere anche se avete voglia di contribuire, di dirmi cosa ne pensate. Cosa trovate di sbagliato in questa fotografia, di anomalo? C'è qualcuno che ha qualche idea? Il cappello, per esempio. Il pompon. Il cappello con pompon, questa è un'ottima idea, perché in effetti questo non è un copricapo musulmano, è un copricapo Sikh, è quello che i Sikh indossano sotto il turban. Ma c'è qualcosa che, questo però significa conoscere la cultura delle religioni, via dicendo. Ma c'è qualcosa di più evidente, riuscite a vederlo? La presa in primo piano. La presa in primo piano ha due caratteristiche particolari. La prima è che Pluto ha mezz'aria. Questo ci dice che questa è una foto fatta allo specchio. Ah, ma se è una foto fatta allo specchio, dov'è la macchina fotografica? Non c'è. Allora, forse quell'oggetto che lui sta tenendo in mano non è un Corano o un libro rilegato, ma è un tablet. Ma l'altro ingrediente della presa elettrica è un po' più sottile. Ricordatevi, è importante sempre il contesto. Stiamo parlando di attentati che si sono svolti a Parigi. Ma quella presa, ho sentito? È una presa elettrica statunitense o canadese. Quella è il riquadrino. Questa. Perché non è chiara, sì. Ecco, forse da fondo sala non si vede, chi è davanti è avvantaggiato. Comunque è una presa elettrica americana o canadese. Non è l'asciugo, esatto. Quindi, mettendo insieme queste cose, cioè, non ci vuole cultura profonda per rendersi conto che c'è qualcosa che non va. Quindi, a mio avviso, giornalisticamente, un attimo di sospensione prima di pubblicare sarebbe stato sensato averlo, spenderlo. C'è qualcosa che non va. Allora, cosa fa un giornalista informatico? Spende 30 secondi in più per fare la cosa che vi faccio vedere adesso. Esiste un servizio che vi consiglio di utilizzare quando vedete una fotografia, non importa da dove venga o chi la pubblichi. Si chiama T9, T-I-N-E-Y-E.com. Eccolo. T9.com è un servizio gratuito che fa la ricerca per immagini in tutta internet. È di una velocità straordinaria, riconosce anche le varianti delle fotografie. Quindi, quando io vedo una foto che mi dà un minimo sospetto, dico, aspetta, fammi controllare, posso mandare quella foto a T9 e lui mi dà un responso. Il responso può essere estremamente semplice. Se è una foto di attualità è stata fuori che qualcuno l'ha pubblicata 3 anni fa, vuol dire che la foto non è di attualità, non è una foto scattata ieri. Gli attentati, per esempio, all'aeroporto in Belgio di qualche tempo fa, molti giornali hanno pubblicato questa immagine drammatica delle telecamere di sorveglianza pochi minuti dopo l'attentato. Impossibile, perché le telecamere di sorveglianza vengono sequestrate, è necessario il tempo per riversare le fotografie delle immagini, via dicendo, ma i giornali ce l'avevano già. Come mai l'avevano presa da Russia Today, sito affiliato al Cardino, che aveva pubblicato una vecchia foto di un vecchio attentato appiccicandoci sopra la data di quel momento. Nessuno si è fermato a controllare. Sarebbe bastato fare questo per verificare che la notizia, la foto è falsa. Prendo la fotografia, la do in pasto a T9 e mi dà 193 risultati con l'immagine e qui vedo vari siti, Independent, Daily Mail, Sky e altre testate giornalistiche che pubblicano la foto. E va bene, andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è. Qui c'è, c'è qualcosa che non va. The Daily Beast mi dice, attenzione, questa foto esiste anche in un'altra versione. E qui c'è tutta la storia. Questo non è un terrorista, non è un musulmano, è un Sikh, è un giornalista che si è fatto un selfie davanti allo specchio. Non è un attentatore, la sua foto è stata presa da un gruppo di videogiocatori, per una storia che non vi racconto, ma se volete potete approfondirla qui, per fargli un dispetto. È stato disegnato addosso il giubbetto esplosivo,
è stato aggiunto l'immagine della rilegatura apparentemente arabeggiante sull'iPad. E questa notizia ha fatto il giro del mondo. Ora immaginate, al di là del pessimo procedura editoriale che questa notizia dimostra, ma immaginate cosa sarebbe successo se qualcuno avesse riconosciuto, qualche vicino di casa, è lui, lo so, quello è il terrorista di Parigi, vado, lo ammazzo. Meno male che sta bene in Canada, non sono così pronti a tirare fuori la magnum per far fuori i vicini, per cui è ancora vivo. Però questo è il genere di problema di produzione e circolazione delle notizie nel quale siamo immersi. Vi faccio vedere un altro esempio di bufala pubblicata su carta, perché molti dicono sì, ok, ma vabbè, questi sono i siti internet dei giornali che sono curati da relazioni meno professionali. No, le relazioni molto spesso sono la stessa. Questa è una notizia uscita su carta, esce su Libero il giornale, e firmata da Caterina Maniaci, la Corte Europea ci vieta di battezzare i figli. La notizia è completamente inventata, la esce anche nella versione online, eccola qua. La notizia è inventata perché è presa da il giornale del Corriere. Cioè, la giornalista ha preso la notizia da un sito di notizie notoriamente false, l'ha presa, l'ha copiata, l'ha incollata, l'ha rimaneggiata leggermente, per completare la pagina ha preso parte del testo da Wikipedia. Se questo è giornalismo, io ho sbagliato il mestiere. È sicuramente un modo molto efficace ed efficiente di riempire una pagina di giornale, perché se l'obiettivo è, come dire, io sono nato con l'idea che il giornalismo fosse una missione, una vocazione. Sei l'intermediario al quale la gente si rivolge per farsi spiegare cosa sta succedendo nel mondo. È quasi un dovere sacro, è un lavoro importante. Qui invece stiamo parlando di una forma di giornalismo che è semplicemente riempire il vuoto con qualcosa che la gente sia disposta a comprare o che un inserzionista sia disposto a pagare. Ma la cosa interessante, al di là della pubblicazione su carta di questa fake news, e ovviamente il fatto che è una fake news che si adatta al pubblico tipico di questo quotidiano, d'accordo, ma è anche il processo editoriale che segue allo smascheramento della notizia. Quando io e altri colleghi abbiamo denunciato pubblicamente, scrivendo su internet, guardate che questa notizia è falsa, vi facciamo vedere anche da dove hanno preso i pezzi dell'articolo, cosa ha fatto il giornale? Ha rettificato, ha pubblicato l'indomani con la stessa evidenza, una smentita, si è sparso il capo dicendo staremo più attenti in futuro? Assolutamente no. Se voi andate a cercare quella notizia online, trovate questo. Pagina non trovate. Se vi ricordate, 1984 di Orwell, cosa faceva il Ministero dell'Informazione? Appena una notizia risultava non più adatta politicamente, notizia disflusserrata, la persona non esiste, c'era dentro il codice non esisters, questa persona non è mai esistita, distruggiamo le prove che abbiamo sbagliato. Quindi questo è il problema e la crisi che stiamo vivendo. Vi faccio adesso vedere, questo è un altro esempio carino, questa è la stampa, questo è un po' di tempo fa perché non è un fenomeno recente. Sarah Palin era candidata all'epoca per la vicepresidenza della Casa Bianca. La stampa pubblica su carta questa foto, vedete, così avvenente questa candidata che addirittura viene presa per la copertina di Vogue, ma se guardiamo in dettaglio la fotografia ci rendiamo conto che la faccia è grossolanamente appiccicata. Se confrontiamo la versione della stampa con la versione trovata online con Inai, ci rendiamo conto che, guarda caso, la foto è stata tagliata in modo da coprire la fonte del fotomontaggio. È un caso? Non lo so. Di fatto, sulla prima pagina della stampa è stata pubblicata una fotografia falsa, è stata pubblicata perché non è stato fatto il minimo controllo. Nessuno ha chiamato la redazione di Vogue per dire ma scusate, le copertine di oggi è vero che avete pubblicato questa foto, Sarah Palin, copertina? Niente, assolutamente. Cosa sta succedendo nel giornalismo per essere arrivati a questo momento? Beh, qui è colpa di internet, qui seriamente bisogna dirlo. Questo è l'andamento dell'investimento pubblicitario
dei principali inserzionisti negli Stati Uniti nel corso degli anni, in miliardi di dollari. Come vedete, fino all'incirca 2000, la carta stampata, la radio e la televisione la facevano da padroni. Gli inserzionisti spendevano. Siamo arrivati a 67 miliardi di dollari. Poi c'è stato il crollo, sostituito da una spesa corrispondente fatta su Google e su Facebook. In sostanza, noi vediamo un andamento di questo genere. Questa è la spesa mondiale, a questo punto, di pubblicitaria sui social network e su Google. Vedete che Google incassa circa 81 miliardi di dollari, Facebook è più o meno la metà, 36 miliardi e 3 all'anno. Seguono poi Alibaba, Baidu, Tencent, che sono notizie, sono produttori di informazioni soprattutto per il mercato in lingua cinese. Poi c'è Microsoft sotto, questa è un'altra storia. Bene, sono 10 piccoli. Questo vuol dire che l'intero mercato della fonte di finanziamento pubblicitario dei giornali è crollato. Giornali, radio, televisioni non hanno più i soldi che avevano prima. E questo crea un circolo vicioso. Meno soldi da spendere in stipendi, meno soldi da spendere in stipendi, meno giornalisti di qualità, più fake news. E poi, più fake news, la gente se ne accorge, compra meno i giornali. E questo non fa altro che peggiorare la situazione. Mi sembra che negli ultimi 2 anni in Italia è stato perso circa 1 milione di lettori su carta e non sono stati sostituiti dai lettori online, cioè la gente non si è abbonata alla versione digitale dei giornali. La colpa di Internet è anche per un altro fenomeno che si chiama programmatic advertising. In sostanza, quello che accennavo all'inizio, quando voi visitate un sito, viene fatta un'asta silenziosa, istantanea, dura frazione di secondo. Ogni sito che ha della pubblicità, in realtà, non mette la pubblicità, lascia uno spazio. Quando voi visitate Repubblica, Corriere, qualunque altro giornale, c'è uno spazio pubblicitario. Quella pubblicità, lo spazio viene riempito in tempo reale facendo un'asta dicendo: io ho qui un lettore che ha 53 anni, vive in una certa località, ha una certa fascia di reddito, ha una famiglia, ha manifestato una certa ideologia politica, ha manifestato una certa propensione a spendere in questi prodotti. Chi offre di più per metterci la sua pubblicità? Tutto questo avviene mentre noi stiamo caricando la pagina ed è il motivo per cui quando voi, per esempio, cercate un viaggio su Google, nei giorni successivi vedete offerte di viaggi, vi stanno seguendo, vi stanno pedinando. È tutto legale, è tutto documentato, però vi stanno seguendo. Il programmatic advertising significa che a questo punto cambia l'economia del giornale, perché non ha importanza se la notizia è vera o falsa, ha importanza che generi visualizzazioni, perché l'inserzionista è contento se succede una cosa di questo. E i risultati appunto sono questi. L'infusione dei giornali sta veramente andando molto molto male. C'è una crisi di credibilità, io la considero, ripeto, un'occasione per rilanciare un mestiere fondamentale per la democrazia come il giornalismo. Però servono degli strumenti. Vediamo questi strumenti. Primo, sapere che ci sono dei siti che fabbricano notizie false per motivi di satira, per generare incassi attraverso il clickbait. Qui ne vedete alcuni nomi, mi scuso se alcuni sono scurrili, come vedete molti sono ispirati a nomi di redazioni, di testate giornalistiche. Non è un fenomeno soltanto italiano, tra l'altro questo elenco viene aggiornato periodicamente presso tinyurl.com/bufalari o presso Bufalopedia, è un sito che gestisco dove vengono raccolte notizie false e l'indagine, o almeno dove andare a approfondirla. La lascio sullo schermo un attimo, vedo che state facendo foto. Sì. È Repubblica. Grazie per la segnalazione. Non è Repubblica e non è Panorama, ma è Panorana e Repubblica. La grafica, tra l'altro, è abbastanza simile, quindi è facile cadere in ingaggio. Non che non tu, è vero, la Repubblica ha molto più di siamo messi in mano. Il matto quotidiano al posto del fatto quotidiano, o il fallo quotidiano, anche la grafica si presta molto. Anche
vedo, certo, siamo di fretta, lo schermo è piccolo, tutte queste cose cospirano per rendere più facile la penetrazione di una notizia facile. C'è del talento e del genio, ma spendo una parola di cautela per una di queste voci che è Lercio. Lercio.it è un sito di manifesta e esplicita parodia delle notizie, è la parodia di Leggo.it, lo chiamano Lercio.it, e pubblica delle notizie che dovrebbero essere assolutamente facili da identificare come satira, come false. Bambino reduce dalla vaccinazione con il vaccino che contiene metalli arrugginisce facendo il bagnetto. Oppure medico omeopata prescrive ai pazienti occhiali senza lenti. L'omeopatia si basa sul principio della diluizione, per cui meno menti più funzioni. Dovrebbero essere notizie ovvie. Purtroppo c'è gente che ci casca e inoltre non si accorge che la fonte è lenta. Non è un fenomeno italiano o di lingua italiana, esistono siti di creatori di notizie false per motivi principalmente satirici anche all'estero. È importante quindi conoscerli per sapere che se una notizia arriva da queste fonti sono sicura che è una fandonia, magari è fabbricata per divertimento. Sottolineo che soprattutto i siti esteri sono professionali in una maniera impressionante. Per esempio The Onion ha una vera e propria redazione, fa dei falsi telegiornali che sembrano assolutamente credibili, sono le notizie che sono completamente assurde, ma sono al limite del surreale. Per esempio il governo americano ha deciso di conferire la medaglia presidenziale per la libertà a Facebook perché grazie al fatto che accumula dossier su tutti i cittadini ha fatto risparmiare alla Cina miliardi di dollari. È cattiva, ma è vera da un certo punto di vista. Contrasto, possiamo difenderci facendo un controllo presso i siti antibufala, seguendoli, iscrivendoci per esempio ai loro feed, al loro pubblico su Telegram, su Facebook, su Twitter, le notizie. E dico attenzione a questa che sta circolando, falsa, fanno vedere, questa è la cosa importante, la trasparenza, fanno vedere esattamente come sono arrivati a dimostrare che questa notizia è sbagliata. Questa è una cosa che purtroppo troppi giornali mainstream non fanno, che ti dicono, la notizia te la dico io, ci devi credere. Io invece chiedo le prove, come siete arrivati a pubblicare questa notizia? Per esempio l'altro giorno ho chiesto a Repubblica e a Corriere come mai nelle foto di incidente ferroviario, pochi giorni fa, c'erano delle foto che non erano di quell'incidente. Come è possibile? Avete i fotografi sul posto, avete le agenzie che vi mandano le foto? È un errore tecnico interno. Le agenzie mandano insieme alle foto del momento anche le foto vecchie. E voi non le controllate. Non vi viene il dubbio che se non c'è scritto pre-nord, magari c'è una fascia di un altro colore, o se c'è addirittura il sole, ci sono i pompieri in maniche corte, forse quella foto non si riferisce a oggi o a quel giorno. No, pubblica, vai veloce che vai bene. Se siete informaticamente appassionati, vi piacciono i social network, in particolare Twitter, ci sono su Twitter degli account che vi consiglio di seguire, si occupano di sbufalare le fotografie, che sono quel mezzo di comunicazione mediatico potentissimo che è alla base di tantissima propaganda. Questa foto che vedete, per esempio, è stata presentata come un ragazzo palestinese disarmato poco dopo essere stato colpito a morte dalla polizia israeliana e dà l'ultimo sguardo di sfida al suo uccisore. Non è vero niente, è un fotogramma preso da un film pubblicino del 2012. Ma non inizia la funzione. E quindi il film si chiama The Kingdom of Ants, il regno delle formiche, di Chao Kim Mejo, che spero di averlo pronunciato vagamente in modo corretto. Quindi esistono anche delle persone la cui missione è quella di smentire le fotografie. Se volete avere, come dire, vaccinazioni, visto che abbiamo parlato di viralità, di epidemie delle notizie false, se volete vaccinarvi, vi consiglio di seguirvi in modo da avere un quadro chiaro di che cosa vi arriva. Ricordate che c'è una lezione psicologica molto importante. La prima versione della notizia è quella che vi rimarrà impressa. La smentita, per quanto autorevole, non farà mai breccia come la notizia iniziale. Quindi,
se ricevete per prima cosa la smentita, siete vaccinati contro la pubblicazione della notizia falsa. Lista della spesa, io come lavoro? Come si fa il cacciatore di bufale? Ovviamente io lo faccio quasi a tempo pieno, non pretendo da voi altrettanta attenzione, però ci sono alcuni piccoli criteri che vi posso proporre. La prima è, si chiama legge di Sagan, Carl Sagan è una statistica che ha declamata molto elegantemente. Affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Quindi, più la spari grossa, più me la devi documentare. Non basta la dichiarazione. Voglio la registrazione, voglio la fotografia, voglio il filmato, voglio sapere l'origine del filmato, voglio che ci siano dei testimoni, cerco una seconda fonte, non mi fido di una singola fonte. Più straordinaria la notizia, più devo aumentare i controlli. Questo è il principio di Belzebub, che è un nome un po' pittato, dietro il quale c'è una storia complessa, ma in sostanza è questo. Io mi posso fidare di più di una fonte che dalla pubblicazione di quella notizia trae uno svantaggio. Cioè, se per esempio il governo mi dice, ragazzi, mi dispiace, l'economia va male, probabilmente ha ragione. Se un governo dice, l'economia va benissimo, probabilmente ha torto, sta indorando la pillola. Trucco molto elegante, consegnatomi dagli storici, dagli archeologi, la regola dell'informazione laterale. Se voglio trovare dove stanno i fatti, non vado dal vincitore o dal vinto a farmi raccontare la battaglia, vado dal contabile, vado da quello che deve pagare gli stipendi, vado a vedere cosa c'è, per esempio, negli archivi di una organizzazione che guarda, per esempio, il monitoraggio delle assicurazioni. Faccio un esempio brevissimo. Triangolo delle Bermude, ne avete tutti sentito parlare, Charles Berry ha fatto una fortuna vendendo milioni di copie di questo libro. Soluzione molto semplice, è vero che scompare un numero anomalo di vascelli, di aerei nel Triangolo delle Bermude? Non si va a chiedere ai testimoni, si va dalle compagnie assicurative, che hanno dei registri ben precisi, che danno esattamente la localizzazione di tutti gli incidenti navali, i naufragi, tutti gli aerei persi, e si vede che non c'è nessuna anomalia. Controllo molto semplice. E poi, sottolineo questa, mi scuso per la scurilità implicita di questa frase, questo principio della montagna di Letame dice che inventarsi una bufala richiede pochissimo sforzo, fare un'indagine seria costa fatica, questo è purtroppo inevitabile, partiremo sempre da una condizione di svantaggio, se volete fare i detective antibufala o i cacciatori di fake news, preparatevi a perdere quasi sempre la battaglia. E poi piccola lista della spesa. La fonte originale, chi dice l'affermazione che mi viene proposta? Ho un esperto a portata di mano dal quale posso farmi dare una conferma o una smentita? È un esperto reale dell'argomento? Posso andare a vedere sui siti antibufala se c'è già un'indagine fatta che mi possa indicare delle fonti o magari darmi direttamente la smentita? La storia che mi viene raccontata ha una sua coerenza interna oppure c'è una contraddizione? Per esempio avete sentito molte interrogazioni parlamentari sono state fatte sulle cosiddette scie chimiche, questo piano segreto di irrorazione del mondo attraverso le scie anche degli aeroplani. A me preoccupa una cosa del genere quando arriva a sprecare tempo in Parlamento, o può influenzare l'opinione pubblica tanto da spingere le persone a comprare i puntatori laser e puntarli addosso ai piloti mentre stanno atterrando in cabina, accecarli, quindi causare fischiare in causa di incidenti aerei. Allora, a questo punto si dice, ok, facciamo una domanda di coerenza interna. Questi tizi che pilotano gli aerei prima o poi scendono a terra, respirano quello che hanno appena spruzzato, quindi che senso ha? Ci sono delle paure dei preconcetti di mezzo, devo raddoppiare i controlli. Quindi se una storia conferma il mio modo di vedere il mondo, che è personale, che è sicuramente di parte, il mio e il vostro, siamo tutti esseri umani, non siamo al di sopra delle nostre emozioni, siamo tutti soggetti al nostro punto di vista. Ma questa notizia che leggo fa proprio leva sul mio punto di vista, allora devo essere ancora più cauto nel condividerla. Posso chiedermi anche se, per esempio, se fosse vera, quali sarebbero le sue conseguenze, che è la derivazione di quello che dicevo prima a proposito delle scie chimiche, se fosse vera ci sarebbero degli effetti, la popolazione diminuirebbe. O, per esempio, come è stato pubblicato da alcuni giornali, in Kenya c'è una campagna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per sterilizzare le donne attraverso l'antitetanica. Stranamente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa l'antitetanica soltanto alle donne in Kenya. È vero, perché il vaccino costa, e lo si fa soltanto alle donne in età fertile. Perché? Secondo la notizia pubblicata, è perché in questo modo in realtà c'è un ingrediente, un additivo nell'antitetanica
che Stedin fa le donne. Non è vero, in realtà la tetranica si fa soltanto alle donne in età fertile per non dare il tetano ai bambini durante il parto. Sono morti 500 bambini in un anno in Kenya perché questa notizia è stata ritenuta vera. Se fosse vera, potremmo andare a rivolgerci all'anagrafe, fonte neutrale di informazione laterale, e scoprire che non c'è stato nessun calo delle nascite. Se fosse stata questa sterilizzazione di massa, dovremmo accorgerci a distanza di qualche mese che c'è stato un crollo dei bambini. Non c'è, quindi vuol dire che c'è qualcosa di meno. Ecco, con questi strumenti si può fare veramente tanto. Se volete conoscere gli strumenti della tecnologia, vi consiglio questa pubblicazione, purtroppo è ancora soltanto in inglese, ma fa vedere attraverso il lavoro di colleghi come First Draft, Public Data Lab, sono di veri e propri laboratori di indagine sulle notizie false, cosa si può fare con la tecnologia oggi per monitorare le notizie false, le notizie in generale, e capire da dove vengono, chi le fabbrica, chi le manipola, chi ci vuole influenzare, in modo da diventare competenti nella processi di quali fondi di manipolazione abbiamo intorno. Allora, reazioni, cosa possiamo fare a questo punto? Io ho visto tante reazioni, soprattutto politiche, in molti paesi, e la prima parola che viene in mente a tutti comincia con la C e la censura. Mille volte no, non funziona. Da tecnico posso dire, internet ha sempre interpretato gli oscuramenti come un attacco e ha sempre trovato una maniera di girarci intorno. Quindi non funzionerebbe comunque. Ma è proprio come principio. Censurare una notizia significa rischiare che che circoli attraverso altri canali, vedi, è una notizia talmente importante che l'hanno censurata. Quindi c'è il rischio di gonfiare e rendere più credibile quello che non si vuole far circolare. Quindi tutti i vari tentativi di oscuramento, secondo me, sono molto pericolosi. Dobbiamo però chiedere che chi è esperto del settore, che gestisce notizie per mestiere, faccia meglio il proprio mestiere. Abbiamo visto una carrellata inquietante, ci sono tanti giornalisti che lavorano benissimo, fanno indagini meticolose, sono dei veri professionisti, si pongono scrupoli deontologici meravigliosi, li conosco, ma sono una minoranza e sono poco pagati. Dobbiamo uscire da internet, non è un problema di internet, dobbiamo coinvolgere anche i mezzi di comunicazione di massa, la famosa casalinga di Voghera, proverbiale, che guarda il TG1, non ha Twitter, non sa neanche da che parte comincia Twitter, e vale anche per il casalingo di Caltanissetta, è uguale, non cambia nulla. È importante che qualcosa venga fatto anche attraverso i canali di comunicazione tradizionali. Quello che possiamo fare noi, per esempio, concretamente, a partire da oggi, quando uscite di qui, è cominciare a incoraggiare chi fa buon giornalismo e scoraggiare chi fa cattivo giornalismo. Esiste un sistema, si chiama Adblocker, è un'applicazione che si scarica e si installa sul proprio telefonino, sul proprio programma di navigazione a computer. Ce ne sono vari nomi, uBlock, Adblock, potete trovarli cercando su Google Adblocker. Questi siti vi permettono di visualizzare una testata giornalistica senza essere bombardato dalle sue pubblicità. È come se aveste un telecomando del televisore che mette in muto automaticamente quando passano gli spot pubblicitari. Quindi potete attivare questo filtro sui siti per impostazione predefinita e poi disattivarlo sui siti che sapete sono di buona reputazione, che vi fanno un buon servizio. Quindi loro incasseranno i traffici pubblicitari. I siti che fanno fake news no, se lo tenete attivo dappertutto e lo spegnete soltanto sui siti che considerate attendibili, fate già un lavoro di disincentivazione della parte economica. Quello che possiamo fare è anche un'altra cosa, ed è un gesto ancora più semplice, che non richiede competenze informatiche, semplicemente stare in silenzio. Oggi c'è un po' questa pulsione irresistibile, prendo una notizia, mi indigna, la devo dire a tutti. Ma anche no, posso anche decidere che, anche se non ho un dubbio, ma anche se ce l'ho questo dubbio, mi fermo. Oggi c'è un meccanismo automatico, non so se questa notizia è vera o falsa, nel dubbio te la incontro. Poi, questo generale catena di Sant'Antonio. No, l'approccio corretto è nel dubbio non incontro. Non sono sicuro che se questa cosa è vera, non la dico a nessuno, perché potrei sbagliare.
Quindi internet è il nostro antidoto, oltre che uno dei canali attraverso i quali viaggia la notizia. Cosa possiamo fare in conclusione? Prima di tutto serve un investimento di tempo. Se qualcuno ha l'idea che questo problema si possa risolvere con un'iniezione, una spruzzatina, affidando una spruzzatina di soldi, affidando un compito alla polizia postale, come ho sentito proporre in questi giorni, è fuori strada, non funziona. Non c'è bisogno di legiferare. Servono degli investimenti a lungo termine. Si comincia dalle scuole. Si comincia ad andare nelle scuole a spiegare come leggere internet, come distinguere un sito di fake news da un sito affidabile. Si comincia ad andare nelle scuole a spiegare come funziona realmente il giornalismo. Si comincia a insegnare il metodo scientifico, che non è mettersi il camice bianco, mettere sotto il microscopio le emozioni, ma è quello di usare il buon senso organizzato per verificare le cose. Gli strumenti ci sono. Insomma, la situazione è grave, disperata, forse per alcuni, seria sicuramente. Possiamo darci da fare, rimboccarci le maniche. E già adesso ci sono i primi risultati. Ricordate che vi parlavo di Manley, Yiannopoulos, Breitbart, eccetera? Questa è la pagina del New York Times, dove si parla di un'iniziativa dei cittadini, si chiama Sleeping Giants. Sleeping Giants fa esattamente quello che vi ho raccontato, cioè toglie il finanziamento ai siti di odio. Breitbart è riuscita con questa semplice campagna a togliere gli inserzionisti, i 3.700 inserzionisti, a Breitbart. Quindi gli introiti di Breitbart sono precipitati, non hanno soldi per alimentare le loro fake news. E questo l'hanno fatto in una maniera semplicissima. Quando vedono che sul sito di Breitbart compare lo spot di una marca famosa, segnalano a quella marca: tu sai che la tua pubblicità, tu non lo sai, ma lo sai che la tua pubblicità che tu hai affidato a un'agenzia è finita su Breitbart? Sei sicuro di voler essere associato a questo marchio di odio? E molto spesso la reazione è: per l'amor del cielo, non lo sapevo, togliamo subito la nostra pubblicità da lì. Funziona. Questa è la gestione della fake news da parte di noi cittadini. E chiudo con queste parole di Claire Wallaby, First Up News. Il nostro obiettivo non è eliminare, non è censurare, ma è elaborare in modo che non possano più fare danni. Le fake news ci saranno sempre, ma se siamo preparati, attrezzati, abbiamo dei bravi giornalisti, possiamo fare veramente la differenza e risolvere il problema. Grazie. Grazie a Paolo Attivissimo per questa relazione che ci ha fatto vedere un quadro abbastanza, a mio avviso, inquietante della situazione. E in attesa di domande noi procediamo in questo modo: noi altresì ne facciamo un giro, raccogliamo tre domande, si risponde, poi insomma si va avanti in questo modo. In attesa delle domande io pongo anche una cosa. Vedendo questo quadro, vedendo soprattutto quel giornalista musulmano che è stato praticamente spacciato per un terrorista, noi quindi poniamo probabilmente anche un problema di privacy sui social network, perché di fatto ogni singolo utente che è sui social network rischia di diventare in un certo senso proprietario, cioè può essere che la mia foto profilo finisce su un sito di terrorismo e si pone anche un problema di comunità delle persone. Quindi forse bisogna anche lavorare anche in questo senso per garantire la sicurezza delle persone. Questa è la mia domanda. Devo coordinare siccome tu puoi essere un interrogato. Bene, allora assumiamo quella di Marco come prima domanda, e se ce ne sono altre due, visto che si va di tre in tre. Uno e due. Prego, Vincenzo. Mi chiamo Vincenzo Sabatino e lavoro all'ALMED. Alza la voce perché o vieni qui o alza la voce. Provo ad alzare, se no vengo. Se mi senti, allora. Mi chiamo Vincenzo Sabatino, lavoro all'ALMED, alta scuola media, comunicazione del campo. Non si sente. Scusate, ma ho giù la voce.
Mi chiamo Vincenzo Sabatino e lavoro all'ALME, dalla Scuola Media Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica, e la mia domanda è la seguente, cioè le promesse elettorali sono fake news? Perché allora se sentiamo quelle recenti, allora Berlusconi, flat tax al 20%, chi dice anche al 15%, però fatto un calcolo sono 340 miliardi di euro in meno di introito fiscale in un anno. Matteo Renzi, Rosse Marta Notizia, Megalomania, sono andato a cioè grazie a lui sostanzialmente faremo gli Stati Uniti d'Europa e si è paragonato i padri fondatori, diciamo, dell'Europa. E ecco, poi un'altra domanda, Trump, la dossier Russia, è vero? Non è vero, io ci credo poco, francamente. Per esempio Blair mi sembra che l'abbia smentito, Putin l'ha smentito, sembra quasi che invece sia stato qualcuno della campagna della Clinton che abbia costruito il dossier. Ecco, sì, queste sono le mie domande. Bene, la terza. No, ma il problema è se sentono, perché non si capisce da che porta se non sento la domanda. Vediamo. Vabbè, purtroppo la mia domanda riguarda una parte che sono ampiamente possibile sentire. La mia domanda è questa. Io mi esprimo come cittadino, come cittadino democratico, proprio perché cerco di dare le mie risposte al tipo di non si sente. Tutti quanti vogliono la democrazia e io come cittadino rispondo per come sono alla realtà. La realtà mi viene comunicata attraverso vari sistemi informativi. Allora mi domando se non sia il caso, anche simbolicamente, di non parlare solo della tripartizione di governo, Parlamento e giustizia, ma se evidenziare simbolicamente la funzione dell'informazione. Non saprei suggerire in quali termini, in quale modo, ma sicuramente c'è bisogno in questa abbondanza di informazione di dargli un significato, come qui veniva sottolineato, dell'importanza del giornalismo che mi permette di accedere alla conoscenza della realtà. Okay. Provo. Sono bellissime domande. Allora, sulla privacy. Sì, sicuramente c'è un problema di privacy per qualunque cittadino. Più noi ci esponiamo, non solo con le immagini, ma anche con le nostre opinioni, con i nostri mi piace. Più ci esponiamo su internet e sui social network, più siamo schedabili. E questo significa che chiunque può prendere la nostra fotografia, oggi esiste, tra l'altro è stata appena pubblicata una nuova tecnologia di intelligenza artificiale che permette di prendere una raffica di foto fatte a un cittadino qualsiasi, prende la sua faccia e sovrapporla a quella di chissà chi altro, come diceva una canzone. Non solo nelle fotografie, ma nei filmati. Quindi io posso, realmente, ieri sera ho visto Indiana Jones interpretato da Nicolas Cage. È uguale. Nel senso, è il film originale, solo che al posto di Indiana di Harrison Ford c'è Nicolas Cage. Ed è credibilissimo. Però immaginate il potenziale di distruzione della credibilità che può avere un filmato di questo genere. Quindi sì, c'è un problema di privacy a livello di immagine e a livello di informazioni personali. Uno dei miei consigli, e non sono miei, non voglio perdermi autorità, ma sostanzialmente tutti quelli che si occupano di privacy dicono i social network sono un'idrofona, sono una aspirapolvere che prende i nostri dati personali e li rivende. Non è accettabile che in una società democratica qualcuno abbia già un dossier che dice casa per casa, persona per persona, qual è il nostro orientamento politico. Questo, se l'avesse fatto la CIA,
saremmo probabilmente in giro con torce e forconi. Ma siccome l'ha fatto Mark Zuckerberg, ed è simpatico, è carino, perché ci sono i mi piace, ci sono i foto dei nipotini, lo facciamo tutti e ci sta bene. Questo è, secondo me, un punto importante nella comunicazione. Di dire, facciamo un passo indietro, i fatti miei sono miei. Li condivido con i miei amici. Non li voglio vendere, non li voglio regalare a qualcuno che poi su questi miei fatti personali fa una montagna di soldi. Per quel che riguarda invece la credibilità delle dichiarazioni politiche, se le dichiarazioni politiche sono fake news. No, non sono fake news, nel senso che se sono dichiarazioni che hanno realmente fatto, sono notizie, sono semmai promesse non mantenibili secondo i calcoli, però non sono una fake news, non sono neanche una notizia falsa, fabbricate intenzionalmente, perché sono sul centro della dichiarazione, faremo, diventeranno false, diventeranno delle promesse false nel momento in cui non verranno realizzate. Tutto qui. Quindi è un po' fuori dal campo delle fake news. E sull'ultima domanda, dunque, il dossier Trump, Russia, eccetera. Se lo sapessi con certezza, probabilmente sarei ricco e dopo morto. Quindi per il momento diciamo che i dati pubblici non sono sufficienti a prendere una posizione molto chiara. Quello che si può dire sicuramente è che l'amministrazione Trump, o meglio, la campagna elettorale Trump ha probabilmente violato buona parte delle regole delle campagne elettorali americane. Se poi sia stata aiutata perché ha chiesto aiuto alla Russia, o se semplicemente la Russia ha detto ci fa comodo avere un presidente, come posso dire educatamente, bizzarro alla Casa Bianca, piuttosto che averne una Clinton, che sa come funziona il mondo, allora questo è tutto da definire. In ogni caso, il risultato è quello, andiamo alla Casa Bianca Trump. E tutto quello che si sta facendo adesso per cercare di capire che cosa c'è dietro queste tesi, aspettiamo le risultati dell'inchiesta. C'è Robert Mueller che sta facendo queste indagini molto approfondite. Il fatto stesso che Trump abbia cercato di farlo licenziare mi sembra una buona indicazione di cosa troveremo, però aspettiamo, è giusto aspettare i fatti. Sull'ultimo punto, io francamente non so. Vorrei tanto avere una risposta, perché è chiaro che il giornalismo oggi, l'informazione, è sempre stato così, ma ancora di più oggi, il giornalismo oggi ha una funzione politica fondamentale, perché noi dobbiamo prendere delle decisioni. Io vivo in Svizzera, dove ogni 5 minuti siamo chiamati a fare il referendum su ogni cosa, e siamo quindi vivo in un ambiente dove c'è la democrazia diretta. E questa democrazia dipende dal fatto che i cittadini siano ben informati. Per questo, per esempio, in occasione di referendum vengono distribuiti non solo le schede di voto, ma assieme alla scheda di voto c'è la spiegazione della legge, della proposta, dice uno, dice l'altro, dice il governo, la presa di posizione. Tutto spiegato molto bene. È affascinante, un esperimento di politica sul territorio meraviglioso. E poi a questo si aggiunge la voce del giornalismo che raccoglie le opinioni dal punto di vista degli esperti e dei cittadini. Persone della strada. Come questo potere del giornalismo possa essere simboleggiato, come possa essere incluso insieme agli altri, francamente non so. Perché soprattutto in paesi come l'Italia il giornalismo è fortemente politicizzato. Non voglio essere molto cinico. Un giornalista, se vuole finire sul giornale, deve ottenere l'intervista dal politico di turno. Il politico di turno non gli concederà l'intervista se non pubblica quello che vuole che il politico venga pubblicato, e vale per tutti. Quindi alla fine c'è una sorta di prostituzione del giornalismo: io devo scrivere le cose, devo compiacere il potente perché altrimenti non mi pubblica, non finisco sui giornali. E l'ho visto durante la mia partecipazione a questo progetto presidente della Camera, ma è stato assolutamente affascinante vedere dietro le quinte, nelle sale allestite per i convegni della Camera,
la psicologia del giornalista. Ah sì, dobbiamo intervistare questo perché questa in televisione funziona. Dobbiamo intervistare quell'altro, non importa che cosa stia dicendo, ma devo tenermelo buono. Perché poi magari la mia posizione, la mia carriera dipende da che cosa gli ho fatto dire. Quindi c'è una sudditanza, è un grosso problema. E questa sudditanza secondo me non si risolve finché non troviamo la maniera di finanziare il giornalismo in maniera differente. Ci sono degli esperimenti piccoli, uno fa perché mi danno Radio Popolare. Radio Popolare ha deciso di rinunciare alla pubblicità, si fa finanziare dai lettori, dagli ascoltatori. Signori, la radio costa tot, facciamo questa cultura, facciamo questa informazione tassandoci in campagna. E la domanda secondo me a questo punto è: siamo disposti a rispettare il valore del buon giornalismo tanto da mettere mano al portafogli e dire io pago, voglio le notizie di qualità, che mi piacciono o meno, che siano d'accordo con me o meno, ma voglio le notizie precise, fatte bene. E per questo sono disposto a investire. Oggi io non vedo quell'intenzione. Oggi fra influenza politica e influenza degli inserzionisti non si riesce a fare giornalismo obiettivo di qualità, è molto difficile. Se ci provi, arriva il vice direttore, arriva il direttore e dice Paolo, mi è capitato. Paolo per questa volta pazienza, ma dovrei poi far fuori di questa azienda non parlare più. A me sono arrivate querele per indagini tecniche che dimostrano la manipolazione dell'informazione. E non è così che si fa giornalismo, buon giornalismo. Questo è cercare di sentire le voci di chi cerca di farlo, non mia soltanto, ma di tanti miei colleghi. Siamo, secondo me, in una situazione di bivio. Se non ci spicciamo a darci una mano fra di noi, a aiutarci un altro, rischiamo di essere semplicemente manipolati alla velocità del pensiero, alla velocità di internet. Sono molto curioso di vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Abbiamo delle sfide molto interessanti. Per questo dicevo, se anche simbolicamente evidenziare il ruolo della informazione nell'ambito di una democrazia, in modo tale sì. Che più difficilmente posso smarcarsi da questo ruolo funzionale alla democrazia. Non so come altro evidenziarlo, cioè è fondamentale, credo che sia cosa che sentiamo, è evidente che per votare in modo corretto devo sapere che cosa sto votando, per scegliere un rappresentante devo sapere chi sto scegliendo, ed è il giornalismo è quel mezzo di comunicazione attraverso il quale dovrei poter sapere queste cose, per cui credo che sia abbastanza evidente, non so cos'altro aggiungere, forse è evidente dovremmo mettere noi dicendo questi sono i 5 euro per avere un'informazione di qualità per un mese, online si può arrivare a queste cifre. Non lo so, confesso di che sono spiazzato da questo punto di vista. Possiamo spegnere gatti anche perché la retina andrà. Bene, allora il nome. Leonardo così. La signora? Stefano. Bene, Leonardo, prego. La libertà di espressione contempla anche la possibilità di dire il falso, a meno che non si configura un reato e come tale può essere perseguito per legge. Ora, il fatto è che con internet tutto si amplifica ed è questo che è il problema. Allora, tutti diciamo, ma l'utente deve essere critico, deve essere informato, e non è però tanto facile come dirlo. Allora, proprio in virtù dell'ultimo monito che vedevamo lì, cioè non si tratta di abolire le fake news, ma di fare in modo che però non nuociano. Se uno leggeva il Vernacoliere sapeva che era satira, allora perché non fare la stessa cosa anche per internet? Cioè, le cose che sono satire, che vengono da quei siti che vedevamo prima, perché non corredarle con un bollino, con una S, in cui si sa chiaramente che sono satire? Invece per seguire il resto, se non corrisponde a verità, come notizie false e tendenziose, quindi per seguirle per via legale in tutti i modi, insomma. Cos'è questa?
dare delle informazioni per quanto riguarda, volevo sapere cosa ne pensa lei per quanto riguarda le problematiche della Corea del Nord, il problema nucleare, se sono veritiere o ci sono dei fake news. La mia domanda era questa, io concordo con lei sull'inutilità di ogni censura, anzi che la censura corre il rischio di rafforzare questi siti di fake news. Mi domandavo da persona non esperta sul tema se non si potesse pensare però a meccanismi di deterrenza barra incentivo. Faccio un esempio. Deterrenza l'obbligo per una testata giornalistica, televisiva, eccetera, di pubblicare con le quali evidenzia la smentita nel caso in cui emerga che ha pubblicato, magari per errore in buona fede, una fake news. Questo secondo me potrebbe magari aiutare quei giornalisti che, come lei diceva, oggi sono penalizzati per il lavoro di ricerca, nel senso che quelli che lavorano in maniera più frettolosa sarebbero esposti alla, come dire, alla cattiva figura della smentita pubblica. Prevederlo proprio in qualche modo per legge. Incentivi, mi domandavo appunto se non sia possibile che vengano finanziati, aiutati coloro che cercano le fake news e magari mi domandavo se tra l'autocritica del giornalismo non ci sia anche quella di aver rinunciato all'approfondimento e alle inchieste con la scusa ad esempio dei tempi televisivi, della scarsa attenzione della gente. Me lo domando perché noto che sia a livello di blog che a livello anche di giornalisti che come dire, hanno acquisito fama di recente, la linea, il minimo comune denominatore è la lunghezza degli interventi, cioè ci sono persone che hanno proprio, sono diventati magari il secondo blog economico del paese con interventi chilometrici, analisi molto dettagliate, oppure persone che intervistano per un'ora, un'ora e venti un personaggio, e queste cose sono viste da un sacco di gente. Quindi forse non è vero che la gente non vuole l'approfondimento, è vero che fa comodo dire così. Dunque, per la prima domanda, allora, l'idea del pulino non è nuova, è stata provata ed è stato un fallimento. Facebook ha fatto un esperimento negli Stati Uniti, ha deciso di contrassegnare delle notizie che erano indiscutibilmente false, quindi non erano ambigue, non erano opinioni, erano proprio notizie false, tipo la terra è piatta, cose di questo genere, etichettate come fake news, quindi con un avviso che compariva al lettore dicendo guarda, leggila pure, tieni presente che è una fandonia. Si è visto che nella maggior parte dei casi il lettore ignora il bollino e anzi il bollino certifica, se il lettore crede che quella sia la realtà, certifica che c'è la cospirazione per nascondere quella realtà. I terrapiattisti, scelgo appuntamente degli esempi estremi, i terrapiattisti dicono che è messo apposta, cioè il governo che ha messo il bollino rosso per dire che è una fake news, quindi vuol dire che è vero, è un autogol. Lo so che sembra poco intuitivo, ma è così. Per quel che riguarda invece appunto, le notizie false e tendenziose, diventa troppo difficile fare l'arbitrato. Io ho un problema fondamentale. Poi i tempi della giustizia che sono dal scioglimento dei ghiacciai, dall'era geologica, e ho dei tempi di pubblicazione delle fake news che sono del microsecondo. Quindi, forse Max Vecchi aveva detto la strategia fa il giro del mondo intanto che la verità si sta ancora allacciando le scarpe. Siamo ancora a questi livelli. Quindi fare un'azione successiva è difficile. Per quel che riguarda Giussi con la Corea del Nord, allora, è un argomento sul quale si sta facendo molta propaganda. Perché fa comodo? Sempre comodo trovarsi il nemico giusto, dipingere un'intera popolazione come diabolica, è un periodo classico. Quello che si può fare facendo giornalismo investigativo, al di là di entrare nel paese e cercare di raccogliere informazioni, è
anche cercare di distinguere un conto delle informazioni. Un conto è un comunicato stampa dell'agenzia di stampa della Corea del Nord, lo prendo con cautela, ma so che quella è la dichiarazione che sono fatta. Un altro è il governo statunitense dice che in Corea del Nord succede questo, è diverso, perché il governo statunitense, come quello russo, come quello cinese, possono avere una propria agenda di disinformazione. Che tipo di dati oggettivi posso avere? Pochi, se non ho qualcuno sul posto. Però ci sono alcuni esempi che possono, secondo me, illuminare molto quello che oggi si fa col giornalismo digitale, il giornalismo informatico. Nel caso della Corea del Nord. Corea del Nord adesso abbiamo questa paura, questa psicosi collettiva, adesso i nordcoreani possono bombardarsi, hanno un missile intercontinentale che arriva fino a Washington. Ok, interessante, hanno pubblicato delle fotografie, ci sono degli analisti, tra l'altro l'Italia ha degli analisti di sistemi d'arma straordinari, che pubblicano delle analisi, osservando il lanciatore si possono determinare gran parte delle sue caratteristiche tecniche. Osservando anche le poche fotografie rilasciate dalla Corea del Nord si possono spesso determinare che sono state manipolate, o per esempio le foto del lancio recente di uno dei loro missili è stata manipolata perché si vede che cioè, hanno aggiunto le stelle. Nel lancio notturno ci hanno messo le stelle. Quindi chiaramente non è anche foto del loro ex defunto leader dove lui stava male, lo inserivano nelle fotografie dei militari, ne ho più un repertorio, è normale. Che ha creato sicuramente di tanti. E quindi si può fare questo. Sulla veridicità delle affermazioni abbiamo le testate nucleari, che ci sono per esempio i sismografi di tutto il mondo che rilevano le scosse prodotte dalle detonazioni nucleari durante i test. Quindi possiamo farci un'idea abbastanza credibile e imparziale del fatto che questi test vengano fatti. Possiamo valutare le dimensioni dei loro lanciatori, le loro caratteristiche per appurare che hanno realmente questa capacità. Quando il razzo viene lanciato per i test dimostrativi, segue un'accelerazione, segue una traiettoria che poi è a disposizione di tutti, può essere analizzata, i lanci sono visibili. Dal Giappone si possono osservare. Questo mi permette di ricostruire le capacità prestazionali del lanciatore. Quindi da questo punto di vista si può fare parecchio. Non si può chiaramente arrivare alla potenza di indagine che può avere un'agenzia governativa, però si può fare qualcosa di obiettivo per capire come stanno le cose. Poi il resto in gran parte è politica, cioè avere a disposizione un sistema d'arma capace di distruggere Washington non significa avere intenzione di usarlo. È molto comodo per una certa propaganda presentare il leader nordcoreano come un pazzo che potrebbe far scatenare la terza guerra mondiale da un momento all'altro. Però, guardiamo da un altro punto di vista. Tutti i regimi che avevano in passato sviluppato una competenza nucleare sono stati uno dopo l'altro smantellati dall'invasione americana. India, Iraq, Iran. In un modo o nell'altro c'è stata una fortissima ingerenza. Ricordiamoci che il programma nucleare iraniano è stato sabotato con uno degli attacchi informatici più geniali della storia. Israele, si presume che ci sia dietro Israele e la competenza informatica americana. Stuxnet è un caso che si studia nel mio settore, è un capolavoro, è una gioconda dell'attacco informatico. Quindi quale potrebbe essere la strategia dei leader nordcoreani? Quella di dire, se io rinuncio alle armi atomiche, so che però mi baso, quindi almeno una competente me la tengo. Lo spauracchio fa comodo a tutti, serve anche all'agenda di comunicazione di molti paesi, degli Stati Uniti, per cui si mantiene questa specie di equilibrio del terrore, che era, come dire, una versione pocket di quello che abbiamo vissuto tutti con l'incubo della guerra, della distruzione reciproca assicurata con l'Unione Sovietica. Funziona, coalizza l'opinione pubblica, mi permette di dire, vedi, io sono un presidente bravo, coraggioso, uso parole pesanti contro il leader nordcoreano, il mio bottone è più grosso del tuo, eccetera, eccetera. Però ecco, direi, ci sono questi aspetti tecnici su quali si può indagare e ci sono questi aspetti politici di strategia su quali è meglio riflettere, guardando il quadro d'insieme. Questi sono i fatti su quali si può ragionare.
per quel primo invece Stefano, con la deterrenza di incentivo. Allora, in teoria sulla questione di pubblicare notizie curvate, evidentemente esiste già una normativa, se non è. Cioè, di fronte a notizia falsa, il giornale è tenuto a pubblicare la smentita con uguale evidenza. Però c'è un iter giuridico che bisogna seguire. Il giornale spesso non accetta di aver pubblicato una notizia falsa. Dice, no, non è vero. Faccio giusto un esempio. Repubblica, non ce l'ho con Repubblica, però Repubblica ne pubblica tante, quindi finisce così. Repubblica ha pubblicato da foto, un esempio di fotografie, di un fenomeno straordinario. L'onda ghiacciata che succede nel lago Michigan, cioè lago Huron nel Michigan, dove fa talmente freddo che le onde ghiacciano d'inverno. E ci sono le fotografie. Io l'ho segnalato, guardate, è una notizia falsa, un po' per fisica di base, un po' perché sapevo da dove venivano realmente le fotografie, e loro mi hanno contestato questo fatto. Il Corriere della Sera ha pubblicato la foto della luna blu, nel senso, ha fatto una foto con la luna tinta di blu. Ora, blue moon in inglese è semplicemente la seconda luna piena nel corso dello stesso mese di calendario, e ha il titolo della famosa canzone. Ma non è che la luna diventi blu. Eppure il Corriere della Sera ha pubblicato la fotografia. Contestandola, io non ho visto la smentita. Se la sono presa con me e con i miei colleghi che avevano osato criticarla. In questi giorni proprio, quando io ho chiesto a Repubblica, scusate, ma come mai queste foto degli incidenti passati ferroviari finiscono insieme a quello di oggi? Non ve ne siete accorti? Come funziona il vostro processo? Insomma, la risposta di uno dei redattori pubblica è stata: stai facendo inquisizione, se vuoi segnalarci alla polizia postale, segnalarci a chi ti pare. Questa è un'arroganza che secondo me non fa bene al giornalismo. Tutti possiamo sbagliare, l'importante è correggere quello che stiamo sbagliando. Per cui, il meccanismo in teoria ci sarebbe, per fare deterrenza, non lo so. Sinceramente non credo, perché l'approccio di molti giornali è tanto domani il giornale di ieri non se lo leggerà nessuno, è carta straccia, non se lo ricorda nessuno. Chi è che va in archivio a consultare i giornali di tempo fa, le promesse di politici di tempo fa? Non va nessuno, è come l'oroscopo. Chi è che va a prendere l'oroscopo dell'anno scorso per vedere se Paolo Fox ha detto delle fantoni o no? Già lento. Comunque, il concetto di Paolo quindi è che il disincentivo non sembra funzionare. L'incentivo quello potrebbe funzionare. Per esempio, alcune testate francesi, come per esempio Le Monde, ha finanziato, soprattutto durante il periodo degli attacchi a Charlie Hebdo, gli attacchi a Parigi, Bataclan e via dicendo, hanno finanziato una redazione preposta specificamente a pubblicare articoli di analisi delle notizie false, che ha avuto un notevole successo, funziona, si può fare. Che poi ci sia bisogno di fare, che ci sia interesse per l'approfondimento, assolutamente sì. Quello che ci serve non è, secondo me, dire adesso la gente di oggi non ha tempo, per cui dobbiamo fare solo notizie corte, perché una notizia corta non soddisfa, non è sufficiente a coprire l'argomento. Servono poi altri. Quindi io devo avere la sintesi, quella che leggo sul telefonino, la sintesi per dire cosa devo sapere oggi per sopravvivere. Queste sono le informazioni sul traffico, la meteorologia di oggi, com'è? Ecco. Il resto mi servirà l'approfondimento, mi servirà qualcuno che faccia una sintesi, ma mi offro allo stesso tempo la base di dati sui quali ha creato questa sintesi. Questo è il giornalismo che si può fare oggi con internet. Mentre prima avevo la scusa, sono volte sul giornale, non ci sta anche la spiegazione, la fonte, eccetera. Oggi con internet io posso fare una cosa molto semplice. I dati, secondo i dati Istat, succede questo. Ok, ma come li hai semplificati? Linkami i dati originali, così posso chiedere al mio esperto, o se sono io un esperto, posso verificare. Secondo il rapporto dell'ENAM sull'incidente, dov'è il rapporto? Non mi devo limitare a dire, pubblicare la sintesi. Posso collegarmi all'originale, posso fornire le fonti. Secondo me l'approfondimento si fa, si può fare, ma oggi secondo me si
riuscire ad avvicinare di più allo stile delle pubblicazioni scientifiche, nel senso abstract, sintesi, quindi la notizia, quello che devi sapere in breve, così sai se devi, vuoi sapere di più, sotto la sezione materiali e metodi, cioè le nostre fonti sono questa, questa, quest'altra. Abbiamo analizzato queste informazioni usando questi metodi, abbiamo fatto l'analisi di questa fotografia facendo così, se hai dei dubbi puoi ripetere l'esperimento e poi arrivi alla conclusione. Una cosa che io trovo assolutamente sorprendente, non c'è ancora l'abitudine di separare i fatti dalle opinioni. La scuola di giornalismo anglosassone la sembra una cosa molto semplice. Il primo paragrafo di ogni notizia è il fatto nudo e crudo. Il leader politico X ha detto la seguente frase, punto, dove, quando. Sotto ci sono i dettagli. E poi eventualmente a parte in un boxino c'è l'opinione. Il punto di vista neutrale, come lo chiama Wikipedia, viene mantenuto il più possibile. Si sceglie con attenzione la parola. Il presunto omicida, fino a che non è stato condannato. Queste cose le vedo fare troppo poco. Però credo che ci sia spazio per questo approfondimento, però serve un po' per farlo. Chi finanzierà un articolo lungo su un problema drammatico che però non fa cassetta, non è interessante per il grande pubblico? È un problema che magari nessuno ancora conosce. Per esempio, Dieselgate, che ci tocca a tutti, è venuto fuori perché ci sono stati dei giornalisti coraggiosi, testardi, che hanno deciso di andare a fondo di questa cosa, pur sapendo di avere contro delle lobby di inserzionisti come nel caso comunisti, che è ancora adesso premo. New York Times ieri ha pubblicato questa bellissima indagine sul fatto che le automobili diesel hanno guarda, sono diesel di oggi, pulitissimo, guarda, prendiamo 12 scimmie, le mettiamo dentro la stanza, buttiamo dentro il gas di scarico di questa automobile e vedi che le scimmie stanno benissimo. Poi è stato fuori che il motore utilizzato ha una centralina che è stata programmata per emettere praticamente aria fresca durante l'esperimento. Capace tutti di fare il diesel pulito così. E non succede anche nel nostro automobile, se avete un diesel, la vostra centralina mente. Non importa di che marca, non è solo una questione di Volkswagen, lo fanno purtroppo anche le case automobilistiche italiane, lo vedremo nei prossimi mesi, quando usciranno in Italia. Per cui sì, il giornalismo di approfondimento c'è, facciamo tutti e due, servono soldi, mettiamo mano al portafogli, finanziamo, incoraggiamo chi fa buone informazioni. Non ho altro però da aggiungere. Dunque, siccome sono già le 1:20, diciamo le ultime tre domande, e fra queste mi metto io, quindi se ci sono due, anzi io metto come quarta, per non togliere, allora, nome? Come? Bellissimo, poi impegnativo. Poi? Eugenio. E? Luca. Bene, allora, Elia. Marco ci ricordava il problema delle fake news e le decisioni dei governi, no? Nel caso dei telegrammi nella guerra russiana, nella prima guerra mondiale, il caso più vicino a noi delle armi di distruzione di massa è Tony Blair, no? Ma i governi hanno gli strumenti per fronteggiare le fake news o vogliono crederci o gli fa comodo in alcuni casi. Grazie per l'esplicazione, io non sono molto pratico di computer, ma ci sporchi. Volevo capire cosa le cose. Non vuoi sentire? Sì, le cose molto pragmatiche.
di là delle informazioni. Io mi ritrovo che sul mio computer molto volte mi arrivano delle segnalazioni dalla posta server Thunderbolt e mi dice, esempio, faccio un esempio, siamo abbonati a un cinema e loro hanno la nostra mail e ci mandano le programmazioni settimanali e mi viene una striscia rossa, questa attenzione, questo è una, come dire, falso, è tutto questo tema. Ma invece è reale. Oppure, siccome ho preso un po' la mano per fare anche dei piccoli pagamenti online, non i soldi quelli lì, no, ma il problema è che mi arriva la cosa, banca Intesa San Paolo, Unicredit, allora io mi domando, ma io li faccio in internet con Google, vanno nel sito, allora questo proprio vendono i nostri dati. E allora la mia domanda è, le ultime cose che quei siti di, come dire, di controllo, se io come faccio? Io devo cliccare, scaricare, devo pagare, è gratuito. E questi siti di controllo controllano anche questo discorso, le operazioni, diciamo, la veridicità o la vendita. Buongiorno. Parto da una considerazione di esperienza. È stata raccontata ormai una cosa di parecchi anni fa, non c'è neanche Facebook, quindi. Non rientra nel novero delle fake news dell'estate per l'impatto al Facebook che è facile da usare. No, il punto è questo, la fusione di interessi fra fruitori di una notizia o di un bene in particolare. L'azienda che lo produce, il giornalista o il pubblicitario che dà rilievo a questa cosa. L'esperienza è questa, una importante azienda della verità, senza norma, questo lo voglio verificare personalmente, del settore intrattenimento, veniva spesso conto delle opinioni dei produttori, degli utenti in particolare, di attenzione. Le opinioni erano spesso veramente pagine internet, private, si andava a cercare così in maniera molto, molto capitale per la verità. Sapendo questa cosa, qualcuno ha cercato di influenzare le scelte dell'azienda, cioè alimentando la bontà di una determinata scelta che facesse un certo tipo di acquisto e poi pubblicando come se fosse una velina, una soffiata, l'interesse dell'azienda verso quel determinato acquisto. Tempo 3 ore, la notizia è stata presa in TG nazionale. È una cosa assolutamente inventata, che non ha niente a che vedere con Facebook. Chiaramente internet è stato il modo per diffonderla meglio. Questo per dire che poi non è che le cose, cioè, oggi siamo in una visione forse un po' distorta dal fatto che tramite i social è molto più veloce, molto più semplice accedere a questo tipo di cose che sono inventate, ma quello che gli alimenta in realtà è l'interesse di vari soggetti. Chiaramente gli utenti di quell'azienda, chi comprava i suoi beni, avevano, sarebbero stati entusiasti se avesse fatto un certo tipo di scelte. Il giornalista ha avuto che riempire la pagina del suo quotidiano, il TG anche, e l'azienda ha avuto questo antennamento, effettivamente, perché abbiamo riscontrato che effettivamente. Siccome c'è questa fusione, se allora io mi chiedo, è possibile agire un pezzo alla volta, per esempio, dal versante giornalistico? Ho assistito, questo è stato assistito personalmente, a un diverbio tra un amico giornalista, un diverbio amicale per la verità, e un altro amico, un editore di pagine, scrivono su Facebook. E anche loro fanno una particolare però opera di debunking. L'editore, il succo era questo,
il giornalista lamentava. Ma com'è possibile che io ho intervisto personaggi famosi, molto preparati, famosi tra i detti ai lavori, che il grande pubblico non conosce, do informazioni di prima mano e mi pagano una miseria? E poi dei colleghi che inventano, scrivono, robettano, ma senza nessun valore giornalistico, prendono molto più di me. L'editore gli spiegava che anche nel campo del debunking c'è qualcuno che in realtà, sapendo che una fetta di mercato è interessata a, diciamo, un 5% interessata a notizie dismentite di un certo tipo su un certo argomento, costruiscono delle notizie solo con quella finalità, ma che la notizia che comunque non è potabile, anche se è una straordinaria opera di informazione, io non la posso vendere, quindi non te la pubblico. L'informazione che faccio è limitata. Allora, possono esistere fenomeni di solidarietà, fra giornalisti che tutelino le persone che magari lavorano anche a rischio personale, un po', diciamo, ma anche con più professionalità. Ma, diciamo che è un po' diversa, perché della relazione, che è stata altamente istruttiva, mi interessa insistere sull'ultima parte, cioè come disinnescare questo processo. A questo punto, diciamo che la parte analitica, diagnostica, è abbastanza convincente. E anche, come dire, fatto persuasivo, come nella stessa rete si possono trovare gli antidoti alla rete. Ormai, contro tutti gli arcaismi, la scienza si corregge da sé, non è che si corregge con la magia, non è che ci sono dei processi irreversibili, e siccome la realtà è sempre ambigua, a fronte di un enunciato si può trovare la possibilità della sua confutazione. E quindi quei figli che sono nati sono all'interno del processo informativo elementi di decostruzione. E quindi, è chiaro che intanto bisogna sapere che esistono, bisogna saperli usare, e quindi la dimensione prima è che i fruitori della rete, questo è il primo vero problema, non sono all'altezza. I fruitori della rete non sono all'altezza della rete, cioè non sanno cavare dalle possibilità che la rete dà le possibilità del suo disinnesco. Quindi noi abbiamo un'ignoranza generalizzata, ma un'ignoranza della rete. Cioè la massima parte delle persone che stanno sulla rete sono passivi rispetto all'uso della rete. E allora qui bisognerebbe produrre ha un'informazione attraverso la rete stessa. Cioè, dentro la rete ci dovrebbe essere una didattica della rete. E questo è il vero problema. Quindi, non tanto pagare l'informazione da fuori, anche quello può essere meglio, ma dentro la rete ci deve essere una didattica della rete. Cioè, introdurre nei fruitori, e parlo da filosofo, la vena scettica. Il fruitore passivo non è mai scettico, è approvante o disapprovante, non è mai scettico, è empatico o odiatore, non è mai scettico. E da questo punto di vista la parola stessa like, no? È una risposta sentimentale, a basso tasso cognitivo. Molto elegante. Cioè la risposta dovrebbe essere è vero o è falso, non like. Cioè questo dovrebbe mettere in sospetto. Basterebbe fare una critica del termine. E inserisci la realtà, cioè il fatto che una cosa ti piaccia non vuol dire che sia vera. Se tu vuoi uccidere chi ti è antipatico, non vuol dire che sia vero, ti piace, ma non è vero. Quindi introdurre una didattica dietro la rete. Non le chiedo la risposta adesso, ma se c'è una procedura di questo tipo,
che disinnetti la rete dentro la rete. Poi i processi di formazione esterna. E qui io ho delle controversie con degli amici, ritengo che la scuola sia un disastro, allora mi rispondono, ma Giovanni è bravo, Alessandra è brava, no, ma la maggior parte sono ignoranti professori, ignoranti della loro stessa disciplina, immagini della rete. Anzi, loro sono fruitori della rete, cioè non conoscono la fonte, vanno alla Wikipedia, non leggono Erodoto, leggono il riassunto di Erodoto. Sono pochissimi quello che a proposito di fonti, no? Cioè, ecco, la scuola, per esempio, dovrebbe educare già nella formazione ad andare alle fonti. Venivano da me con la tesi di laurea e tirarla giù da internet. Ed erano talmente sprovveduti che mi mettevano la fonte internet. No, tu mi devi portare l'autore, devi andare in libreria, nella biblioteca del per controllare se quello che ti dice internet è vero, tu devi vedere il testo. Cioè dire, una educazione alla filologia. Di Maria Mitterfab, l'espressione di Ciampi, quando ha detto, io nella economia ho imparato molto dalla filologia classica, non dalla matematica, perché mi ha dato il senso della ricerca della fonte e c'è un'educazione filologica e questa la devi dare a scuola. Quindi, dentro la rete, quale meccanismo didattico? Prima di noi. Secondo, la scuola dovrebbe formare a una coscienza critica, perché dinanzi a qualsiasi notizia deve andare al fondo. Questo come l'abito mentale. Poi, ricavando da quanto è nell'elenco finale, c'è una cosa che mi ha colpito, io la metto. Giudicare la notizia dalle sue conseguenze. Dalle sue conseguenze. Cioè giudicare la notizia non in ordine alla sua verità effettuale, cioè se è accaduta o non è accaduta, ma giudicarla nel merito, cioè dalle sue conseguenze. Poco importa che sia accaduta o non accaduta, ma se ha conseguenze nefaste c'è una reputazione di principio, cioè bisogna giudicare la verità in ordine al suo valore, non solo al suo accadimento. Questo non vuol dire che non devi provare l'accadimento, ma se la notizia, poniamo il primo fotogramma, offende la dignità umana, poco importa che sia accaduto o non sia accaduto, tu dici no. Ma lo dici in base al merito del messaggio in ordine alla conseguenza. Cioè in base a quella foto tu non puoi diventare razzista. Perché non ci diventa razzista. E quindi ci deve essere un'autonomia del soggetto che giudici in termini di valore e non solo in termini di motivo. Perché il nazismo è accaduto, ma questo non vuol dire che è giusto. Allora, sia che ci sia il negazionista, sia che non ci sia neanche il negazionista, è accaduto, non è accaduto, ci sono i negazionisti. In ogni caso, poco importa, e non deve accadere. Cioè, non trasformi l'informazione in motivo della tua azione. L'informazione in motivo della tua azione. Cioè, non ti devi muovere in termini di decisione del tuo personale a partire dall'informazione. Allora sono due aspetti. Uno, di verifica, no? Di confutazione, e questo l'abbiamo abbastanza. Ma un altro, siccome non ci si può difendere da tutto, no? Giudichi in base alla conseguenza. E la reputi non in base al suo accadere o non accadere, ma in base al suo merito, al suo valore. Cioè non la prendi come motivo di azione. Perché il soggetto deve avere un'autonomia rispetto a quello che accade nel mondo. La libertà è questo, prenderti un'autonomia, altrimenti ci saremmo ripreso condizionato, no? C'è questo scarto possibile. E poi l'ultima cosa, secondo me, siccome non si può essere competenti di tutto, anche questo l'ho ritrovato da lì, bisogna avere l'uomo di fiducia. Cioè, se tu di un problema non sei, ma è rilevante per la tua vita, perché se non è rilevante per i freddi,
moriremmo, bisogna selezionare, non si può sapere tutto, c'è qualcosa di più rilevante per la tua vita o per la vita sociale. Una questione di economia, se tu non sei competente devi avere il referente di fiducia. Cioè, o andare dalla persona competente se la conosci, oppure farti gli strumenti così. Cioè dire, evitare, è un elemento terribile, che è la conseguenza di internet, vista la istantaneità, il riflesso condizionato. Devi darti sempre tempo. L'uditore, il fruitore, come ragiona in termini di like sulla base emotiva, non riesce a ragionare in termini di tempo sulla base cognitiva, perché l'emozione blocca la connotazione. Bisognerebbe insegnare nelle scuole la logica, la teoria dell'argomentazione. E bisognerebbe insegnare, nel modo in cui dico io, la filosofia. Ma come diceva Socrate, dinanzi a un'opinione ritenuta evidente, diceva, ma ti pare proprio che è grande? E obiezioni dietro obiezioni demolendo l'avversario. Questo vuol dire una preparazione di tempo lungo, quindi a fronte del tempo breve e il riflesso della rete, ci vuole il tempo lungo della formazione e il tempo della rete e fuori dalla rete. Come facciamo? Okay. Allora, preparatevi i panini perché le domande sono bellissime, ma cerco di essere il più conciso possibile. Allora, Elia, sì, governiamo gli strumenti per verificare se una notizia è vera e falsa, perché nascondiamoci dietro un dito, Trump ha a disposizione la CIA e l'FBI, se vuole sapere che cosa succede dentro la stanza del Cremlino lo può sapere, poi che preferisca informarsi guardando Fox TV è un altro discorso. Blair, quando è uscito il dossier, i giornalisti lo hanno smontato subito, ma all'interno dell'amministrazione stessa c'erano le voci che dicevano per la fonte ciò non pubblichiamo questa stupidata. Poi emerge che pezzi sono stati copiati da tesi non universitari. Quello che si sceglie, mettiamolo così, i servizi di informazione di un paese raccolgono le informazioni, cioè l'intelligence. Dopodiché il politico decide se vuole utilizzare o meno quei fatti accurati dall'intelligence per la propria convenienza personale o per la convenienza del proprio paese. Si può decidere di ignorare i fatti sul terreno per creare una realtà alternativa da vendere all'opinione pubblica. Io per motivi di passione personale ho seguito molto la questione della deterrente nucleare Stati Uniti, Unione Sovietica, il famoso gatto missilistico, per cui gli americani presto dobbiamo costruire migliaia di testate nucleari, perché i russi ne hanno tantissime, era una bugia cosciente, consapevole, cioè si sapeva che i russi non avevano risorse, i sovietici non avevano risorse né economiche né tecnologiche per fare una corsa di armamenti, come si è fatto. Ma in quegli anni, nel 50 e 60, conveniva dipingere l'Unione Sovietica come questo potentissimo paese, hanno delle ottime risorse per la nostra cellula, ma non era dedicato completamente alla produzione di migliaia di testate nucleari, allora o di missili capaci di ricapitare. Per cui, in questo caso, sono venivano affidati e si è permesso inventare una realtà. Quindi sì, hanno assolutamente gli strumenti per farlo, poi bisogna decidere se appunto fa comodo o meno ignorare i fatti o magari alimentare la fake news. Invece, per quel che riguarda la domanda molto informatica di Eugenio, allora, non si tratta ovviamente di fake news, qui si tratta, giusto molto precisamente, di i siti internet, i servizi internet come Google, quando ricevono un messaggio, lo analizzano per avvisare l'utente, potrebbe trattarsi di una truffa, ma non è che vogliono fare fake news o altro. Se arriva a fare transazioni bancarie, la sua banca le darà delle istruzioni più precise per fare transazioni in modo sicuro. Se riceve poi un avviso da qualcun altro che dice gentile cliente, è sicuramente il tentativo di truffa,
Una banca seria non manderà mai una mail di questo genere. Clicchi qua per aggiornare i suoi coordinate, i suoi dati. Dirà sempre, vai sul sito e metti tutto lì. Quindi qui non si tratta di falsificazione di notizie. E poi questi siti di controllo, no, sono tutti gratuiti, non c'è, cioè, sono finanziati attraverso la pubblicità o attraverso il volontariato, non c'è un'intenzione di non c'è una modalità di pagamento. E invece per Luca, allora qui c'è il problema, i giornalisti sono fatti così, stranamente, nonostante le apparenze, sono esseri umani, quindi hanno tutte le pulsioni, tutte le esigenze, tutti i bisogni e gli egoismi di tutti gli altri esseri umani. Il risultato è che pensare a una solidarietà fra giornalisti, sì, in un mondo perfetto si potrebbe anche fare, ma lo vediamo fra altre categorie. No, alla fine se tengo famiglia devo portare a casa lo stipendio, quindi faccio quello che mi dice il mio editore. Se mi dice che devo pubblicare la notizia, la pubblico. Anche perché fuori, se mi dice vabbè non la vuoi pubblicare tu, dietro c'è una fila di gente che è disposta a prendere 3 euro per fare un articolo. Stiamo parlando di queste cifre. Quindi perché si possa fare solidarietà? Difficile. E per quanto riguarda la collusione, sì, certo, la collusione fenomeni. Pressione commerciale per cui un'azienda ti manda il comunicato stampa e siccome è un tuo inserzionista sul tuo giornale la pubblichiamo subito, ma che magari anche in prima pagina non mettiamo quella della concorrenza, anche se magari perché sarebbe più ghiotta, magari più interessante, anche, magari anche di utilità pubblica per i lettori. Sì, questo c'è e ci sarà sempre, non è una cosa che possiamo pensare di eliminare. Il lobbying a qualunque livello ci sarà sempre perché siamo esseri umani. Quello che possiamo fare però è creare gli strumenti di contenimento del danno. Cioè, il bello di internet è che dà voce a tutti. Io con il mio bloggettino posso raggiungere il mondo esattamente come lo può raggiungere qualsiasi giorno, come lo può raggiungere Repubblica. È una sensazione che a me inquieta a volte, però allo stesso tempo inebria, è bellissimo. Questa è una cosa che prima non si poteva fare. Quindi le piccole testate, singolo giornalista che ha dimostrato di essere competente in una materia, perché non dargli la mano? Perché non dire che pubblica le tue cose? E così forse possiamo uscire dalla logica della propaganda del lobby. E con questo mi collego anche alla domanda sulle competenze. Allora, sì, è vero, siamo ignoranti, perché era molto nuovo, non ci viene esplorato, è nato l'altro ieri, non possiamo pretendere che e soprattutto è in evoluzione costante. Quindi serve sicuramente un'opera di evoluzione del pubblico, di tutti. Io passo le notti a studiare, e io sono del mestiere, sono un compagno, non posso, faccio fatica a pensare al medico, al salumiere, che si mettono lì una volta a studiare come funziona internet, non ha senso. Fare i fatti, per me è come chiedere a me di imparare la botanica, non ce la farei mai, è proprio di cuore di però servono delle competenze, così come abbiamo imparato come si attraversa una strada, che il rosso sul semaforo significa qualcosa, perlomeno in molti casi. Secondo me serve questa educazione. L'educazione serve e si fa attraverso gli strumenti della rete stessa. Per esempio, il fianco in associazione, l'iniziativa Basta Punto a Rendere, Presidente della Camera, ho partecipato all'iniziativa del MIUR per la creazione di un decalogo che verrà distribuito in tutte le scuole italiane, decalogo che ho chiuso io, ma che è stato in realtà scritto a 16 mani da Rai, FIEG, Facebook, Google e tanti altri esperti, per arrivare a una sintesi delle cose fondamentali da sapere. E questo è online. Sito Generazioni Connesse, cioè queste informazioni. Ma non è semplicemente un decalogo, che poi in realtà sono 8 regole dure, le devo lasciare libere per gli studenti. C'è anche una dispensa tecnica che spiega in dettaglio, ma in modo molto agevole, snello e comprensibile, non solo le tecniche che ho raccontato stamattina, ma anche tutte le altre che ci sono. Quindi questa è la nostra cassetta dei tretti, e il lavoro è usare la voce. Poi ci sarà sicuramente quello che dice no, io veramente per non mettere soltanto con sapere come si fa lo smartphone con le unghie e con i disegnini, quindi non mi interessa nulla, benissimo, ha
all'altro interessa sapere soltanto come ha vinto, se ha vinto l'Inter, ognuno ha i propri interessi, però a disposizione c'è questo materiale. Quello che manca però è la didattica, quindi la didattica dentro la rete c'è, è la didattica nelle scuole. Qui siamo, non siamo neanche all'anno zero, non sappiamo da che parte cominciare, è un dibattito non solo italiano ma anche internazionale. Non sappiamo a quali docenti affidare questo compito, e perché l'errore che succede molto spesso è che si dice, beh, è un problema tecnico informatico, facciamo fare al docente di informatica, che poi già non è magari un docente di informatica ma è un docente di matematica prestato all'informatica. In realtà quello che serve è questa competenza deve essere trasversale, cioè, come giustamente si diceva, qui dobbiamo coinvolgere tutte le conoscenze umane, tutte le materie. Quando io affronto una lezione di italiano, ho bisogno dei registri linguistici della comunicazione online. Il docente mi deve saper spiegare, mi deve far capire come funziona la comunicazione, che cos'è il discorso scritto. Cioè non c'è soltanto il registro della comunicazione giornalistica tradizionale, il registro letterario, il registro cinematografico, c'è anche WhatsApp, ha una sua lingua, ha un suo modo di comunicare, lo devo conoscere se lo uso. Però non sappiamo anche fidare queste cose. Quindi, secondo me, serve una nuova generazione di docenti che sappia usare internet, ma non necessariamente come un informatico, ma che sappia usare internet un po' meglio per tirarne fuori. Esatto. Per esempio, sempre nella lezione di italiano, oggi io vedo, vado spesso nelle scuole, vedo che i ragazzi non sanno più usare il dizionario. Cioè, aprire un vocabolario. E guarda, noi prima di internet facevamo così, abbiamo messo le pagine, su ogni pagina c'è la parola che trovi, la prima parola che trovi in quella pagina, quello in più è sfoglia, se più meno due, ed è tutto in ordine alfabetico. Fantastico, funziona senza batterie. Che per ora è una rivelazione. È un metodo che però non viene più insegnato. Il problema c'è l'app, scrivi la parola, la trovi. Ok? Però dobbiamo insegnare come si fanno le ricerche. Non la fai su carta, la fai con Google, ma Google ti dà dei risultati in base ai suoi algoritmi, come funzionano. Ma poi ti chiedo, qual è, perché quello è il primo risultato? Queste cose vanno spiegate, anche perché c'è una profilazione, i risultati miei possono essere diversi dai suoi, dai suoi, dai suoi. Quindi serve che si faccia didattica e tutti i docenti dovrebbero prepararsi in questo senso. C'è molta riluttanza, molti docenti non le vogliono sapere, dicono no, è un problema che riguarda qualcun altro, oppure io sto parlando di pensione, quindi ci vorrà un ricambio. Una cosa, un'esperienza molto bella che, alla quale sto collaborando nella scuola di Novara, è il peer education, cioè si prende uno studente del liceo, un gruppo di studenti del liceo, si fa una lezione di informatica o di ricerca applicata, ti faccio vedere usare Google in modo approfondito, questi imparano e poi sono loro ad andare dagli studenti delle scuole medie o dai loro non coetanei ma degli anni precedenti, più giovani, a dire guarda si fa così, funziona tantissimo, perché il giovane ha la mente che assorbe come una spugna, è interessato all'argomento perché è il suo mondo, riesce a comunicare, a fare breccia perché non è più un rapporto docente antico dispensa il sapere giovane studente. È uno studente che guarda su con ammirazione a quello che ha, ah, qui c'è tutta la moda, la patente, insomma, è ben più grande di me e quindi lo rispetta, forse in molti casi molto di più rispetto al docente tradizionale. Qualcosa si sta facendo, devo dire che c'è un miglioramento. E l'ultima cosa, la questione del vero falso, allora, forse c'è un mio equivoco. Non è che noi decidiamo se una cosa è vera o falsa in base alle sue conseguenze, è un criterio di valutazione se è possibile che sia vera. Cioè, se mi viene detto, guarda, stasera c'è, stanotte c'è un'eclissi di luna, quindi l'ombra della Terra si proietta sulla luna. Se la Terra è piatta, vedo una riga. Quindi, se qualcuno mi dice la Terra è piatta, ma se fosse vero ci sarebbero delle conseguenze, vedremmo l'ombra della, se la magari messa di così, quindi fanno lo stesso disco, arrampicarsi un po' sugli specchi, non vedremmo le navi che quando si avvicinano all'orizzonte si vedono soltanto gli alberi e non più lo scafo,
ci saranno tutte delle conseguenze. Questo è soltanto un criterio per preselezionare, vale la pena di approfondire. È possibile che ci sia, ma niente, non è che non si vuole andare a oltre. L'elemento per non essere passivi, ma tu sai, fate essere passivi, è quello scatto in cui ti vuole un problema di merito, cioè la ponte, quello lo facciamo, ma tu ti puoi bloccare metodologicamente, se è rilevante la questione, a fare il percorso contrario. Il modello scettico come sistema cognitivo. Ci sono cose talmente rilevanti rispetto alle quali tu sei costretto a dire se le conseguenze sono queste, devo andare a vedere come fanno le cose. In questo senso siamo d'accordo, assolutamente. Cioè, è una specie di self-service automatico che ti indipendentemente dalle tue conoscenze, cioè, e paradossalmente molto di buon senso, questo, no? Perché è una strategia interrogativa. Esatto, assolutamente. L'ultima cosa, l'uomo di fiducia. Allora, l'uomo di fiducia, qui c'è secondo me una riflessione molto importante per dove sta andando il giornale. Cioè, noi siamo abituati al giornale come quell'edificio, quella struttura nella quale io trovo il sapere che mi serve, cioè una redazione. Oggi questa cosa non è più così vera, l'abbiamo visto, però i singoli giornalisti sono molto bravi. L'edificio del giornalismo, della testata giornalistica, è stato costruito perché dipende dall'infrastruttura, cioè se io devo diffondere un giornale su carta, devo radunare un certo numero di persone competenti in un certo luogo, produrre un'informazione che poi distribuisco su un supporto cartaceo. Ma oggi non è più necessario, quindi posso cambiare le regole del gioco. Posso anche fare a meno di una testata giornalistica, io posso andare direttamente dal giornalista. Perché se Bernini può pubblicare per conto proprio, non ha bisogno di dipendere dal Corriere della Sera. Un economista può fare la stessa cosa, tante persone sono emerse online perché non ha più bisogno, non c'è più bisogno del padrone della rotativa. Prima dovevo passare, se il padrone della rotativa non mi vuole pubblicare, non esce. Adesso la rotativa sei qua, sono io, posso farlo, quando voglio. Come si fanno a scegliere gli uomini di fiducia, uomini e donne di fiducia? Dalla reputazione. Noi abbiamo dei meccanismi che paradossalmente arrivano dal settore commerciale. Avete mai usato TripAdvisor? Ci sono le recensioni, le stelline. Così come nel mondo scientifico c'è la qualità di una pubblicazione si misura dal numero di citazioni, così la qualità, la reputazione di un giornalista si può valutare in base a quanto viene approvato dai suoi lettori. C'è il rischio della demagogia. Perché c'è la possibilità che uno dice, vabbè, Alex Jones, per esempio, ha milioni di seguaci, è convinto che ci siano delle cospirazioni dove i democratici americani praticano atti di pedofilia e cannibalismo, dice qualunque cosa durante i suoi programmi, i rettiliani, è un delirio. Però lui è seguitissimo, compreso Trump e i suoi seguaci. E quindi c'è questo rischio che si possa trovare questo sistema di stelline, di punteggi, che fa emergere dei finti esperti. Però quello che si può fare è invece qualcosa di più sofisticato, appunto, non basta fermarsi al like, si può cominciare a fare dei pulci al giornalista. Un giornalista vale in base a quante volte ci ha cercato, e non importa che settore è. L'economista stessa cosa, fa delle previsioni, queste previsioni si azzeccano, ok, un punto in più. Questo materiale può essere in parte automatico, e quindi si può ottenere una generazione di reputazione, così come si può fare con il medico. Guarda un medico, dice quanti pazienti fai morire? Tanti, forse non sei un buon medico. Quanti pazienti curi? Tanti, bene, devi pesarla perché comunque ci sono, se sei un oncologo è difficile che i pazienti possano soffrire a lungo, però se sei per esempio un proctologo e i tuoi pazienti escono contenti, va bene, sani, allora è una buona cosa. Quindi secondo me ci sono dei meccanismi che possiamo introdurre per trovare i nostri uomini di fiducia. E aggiungo tutti i virtuali devono essere comunitari, sì, in questo caso, no? Possono essere comunitari, comunità scientifica o quelli che diciamo, mettono in fila la serie dei successi, degli obiettivi. Possono essere comunitari ma anche individuali.
quali, cioè se io conosco una persona che per... Questa è la parte più breve. Questa è la più semplice. Però sì, può essere anche un meccanismo di questo tipo. Per evitare che ci sia l'enfasi demagogica della proposta di legge. Sì, sì, no, si può fare e si fa. La cosa bella è proprio questa ricostruzione del giornale tradizionale. Cioè, oggi, obiettivamente, non ha più molto senso comprare un giornale cartaceo, un giornale tradizionale generalista, perché alla fine in quella redazione non ci sono abbastanza esperti. Mentre se ho bisogno di notizie di economia, di scienza e tecnologia, vado direttamente da esperti, o prendo la rivista specializzata. E quindi quello che stiamo vedendo forse è il declino del giornalismo generalista, perché aveva senso quando c'era la carta, dovevi mettere il tutto in un unico pacchetto, adesso non più. Proviamo, vediamo. Grazie a Paolo Antipizio. La prossima volta è sabato 17 febbraio alle ore 9:30. Salvatore Natoli, la pista delle luci.